due a ballare l'Alligalli, e adesso siamo in tre a ballare l'Alligalli. Radio Cigliano presenta Se prima eravamo in due. Chiacchiere e sfide serie, ma non troppo, con la musica che gira intorno. Con Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi e Tiziana Guida. Buon pomeriggio, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. È il 16 dicembre 2017 e siete in diretta su Radio Cigliano a Se prima eravamo in due, la trasmissione del sabato pomeriggio. Oggi informazione completa, siamo tutti e tre qui e oggi è veramente una trasmissione. Io voglio immediatamente togliere la basetta e mettere una basetta che tra l'altro a me è stata molto cara, perché ho partecipato alla trasmissione, al doppiaggio di questo programma televisivo che è andato in onda, di questa serie televisiva che è andata in onda negli anni 90. Adesso ricordiamo che Alessio doppiava i peti di David Cockney, È veramente un cretino. E quindi, visto che si è già annunciato, signore e signori, oggi siete in compagnia di Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Tiziana Guida e con noi ci sono Carmelo, Brian, nell'esattezza il nome d'arte Italian Paranormal Research. Vi prego, qualcuno ha il telefono con l'audio aperto? Controllate tutti i vostri telefonini. Tiziana, per esempio. Niente, lo sente, non è proprio capace. No, non è proprio capace, lo sente. Visto che stiamo in presenza dei Paranormal Research, io volevo dire che il mio telefonino è autonomo. A un certo punto è paranormal, perché paraculo. Indaghiamo assolutamente. Allora, oggi è una puntata un po' particolare, perché di solito ci sono ospiti che vengono dal web, ospiti che vengono, finora almeno, ospiti che sono venuti da cantanti che sono qui, che presentano i loro brani. E oggi invece abbiamo ospiti che vengono da Forlì, vengono da Forlì, apposta per questo. Ragazzi, descriveteci un po', perché noi siamo completamente digiuni. Tiziana ha dei punti interrogativi, delle luminose sulla testa che intermittenti, non capisce veramente. Descriveteci un po' qual è la vostra attività. Allora, siamo dei semplici ricercatori di quello che non si vede e non si sente. Ah, questa è bella, mi piace come definizione. Quindi il cervello di Tiziana, cioè, quindi, oppure il membro di Alessandro. Soprattutto quello non si sente, però lì mi sa che si vede e non si sente. Io temo che lì avreste dei problemi a portare avanti le vostre ricerche, in quell'ambito. Noi ci asteniamo da questo tipo di ricerche. Va bene. Allora, insomma, ci avete detto che venite da un sopralluogo che avete fatto a Benevento stamattina, approfittando del venire qui in radio praticamente. In che cosa consiste la vostra attività? Allora, la nostra attività consiste nella richiesta di qualcuno che ha il sospetto che in casa propria o nel castello che gestisce, o come stamattina in un palazzo storico, ci sia qualche presenza. E c'è mia moglie a casa mia, è una presenza, no, chiedo, è una presenza oscura. È una presenza oscura, cioè è la stessa cosa. Fammi parlare. Allora, quindi voi siete andati lì con i vostri, hanno un'attrezzatura pazzesca, ve lo dico io subito, mi sono messa là con tutti gli aggeggetti. Tu che sei tecnica, no? Che vedi queste cose. Sì. Molto. Quindi voi attirata. Siete andati là e avete cominciato a fare un sopralluogo, a vedere, esatto, dove potessero. Perché ne so, voi cercate se ci sono stanze nascoste o intercapedini, oppure no, proprio nelle. Noi cerchiamo tutto quello che è misterioso. Quindi andate nei sotterranei. Anche sì. Ovunque. Sì, ma dico in genere, poi queste cose le trovate in questi posti qua o poi nel soggiorno col schermo, sì, al plasma, eccetera. Un tè, diciamo. No, nel soggiorno vincendo lo Sky. Esatto. Cioè, le volte in cui, perché loro delle volte hanno trovato delle entità, cioè non è che finora hanno solo cercato e non hanno mai trovato niente. Quando le avete trovate più spesso in luoghi, diciamo, nascosti dell'edificio, oppure no, è indifferente? No, non per forza nascosti. Ah, quindi è indifferente. Anche, sì, è indifferente. Può essere una stanza. E di giorno o di notte? Sempre di notte. Perché? La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Fa la finita, che a me mi interessa questa cosa. Quindi di notte, perché di giorno non si trova, o perché di giorno c'è troppo rumore che copre? Ecco, bravo, io sono subito indovinato il perché. Perché di giorno l'ambiente audio è troppo inquinato. Senti, vi faccio una domanda che nessuno vi avrà mai fatto.
Qual è l'esperienza, diciamo, più forte, più clamorosa che ricordate nella vostra attività? Beh, la mia è recente, visto che ho passato 5 giorni e 5 notti in un castello da solo, nel castello di Bardi. Che dove sta? Impegnativa. Cosa, cioè, qual è? Dice, dove sta questo castello? Sono massacrato le seghe. No, 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 perché, no, era da solo. Era, no, io parlavo di esperienza, sì, paranormale. Esperienza paranormale. Sì. Dove sta questo castello? È in provincia di Parma, in un colle del Parmense. Ed è abitato? No, non è abitato. Era abitato nel Medioevo. E adesso non c'è niente? Un adesso resort? Ci sono solo le sale come una volta. Si visitano? Sì. E cosa ti ha colpito di questa esperienza? Sandra, aspetta! No, voglio sapere cosa l'ha colpito esperienza. Mi ha colpito una pietra, se vuoi saperlo. Cioè, in testa? quasi in testa. No, nella torre dell'orologio ho chiesto di darmi un segno e mi è arrivata una pietra. No, vabbè. E lì vabbè, è caduto in tonaco, cioè era vecchia la torre. No, proprio in quel momento, sì, Alessandro. Quel momento. No, scusa, ma da dove arrivava la pietra? No, c'ha ragione Alessandro. Io questo non lo so, perché sopra di me c'era solo legno, quindi non c'erano pietre, non c'era niente. Ma tu questa pietra l'hai vista? Perché dovevi... No, si sente il rumore e io, sentendo il rumore, c'è anche il video su YouTube, si vede anche un piccolo oggetto che passa accanto a me e io mando a fare, si può dire? Io mando a fanculo tutto ed esco dalla torre. Ma va? Strano. No, però io ti volevo dire, perché tu, se avessi preso questo sasso, raccolto questo sasso, poi lo esaminavamo e vedevamo se era di una roccia che era lì dei dintorni o se era stata portata da un'altra parte. Ok, no? La prossima volta che torno ti ci porto. Attenzione, Tiziana è geologa, quindi l'interesse per le rocce, sì, per lei è fondamentale. Comunque è un castello che sorge su una roccia di diaspro rosso. Ah, ok, quindi però tu non hai visto se questa pietra era di aspro rosso? No. E invece Brian, a te cosa è capitato di particolare? Allora, per me ogni... Avvicinati al microfono. Sì. Per me ogni esperienza di ogni indagine è un'esperienza molto forte. Quella più particolare che mi ha segnato è accaduto al monastero di Tredozio. Abbiamo fatto un'indagine. E dove sta? Nel monastero Tredozio, in provincia di Forlì. Forlì. E io quella sera ero alla videocamera, stavamo facendo delle sessioni EVP, ossia stavamo facendo delle domande alle entità registrando con dei registratori digitali, e nel momento in cui io stavo effettuando le riprese ero immobile, appoggiato al muro, ho cominciato a sentire dei capelli che mi toccavano il volto, praticamente avevo dei capelli che mi sbattevano sul volto. Mamma e mia. Questa ragazza con cui stavamo cercando di metterci in contatto aveva capelli lunghi e io sentivo i suoi capelli sul mio volto. No, allora voi facevate delle domande all'entità, loro fanno, cioè certo, tipo l'eredità di Carlo Conte, cioè, no, vabbè, no, scusate, no, la domanda principe allora è un'altra, non è quella che ha fatto Alessandro. Ma non ci avete paura? Sì, infatti io sono scappato dalla torre quella notte. Ma... e volevo anche scappare dal castello, però poi avrei perso la sfida, perché è stata una sfida lanciata. Cioè, io voglio dire, nel momento in cui state là voi e sentite delle voci o qualcosa, non vi viene la voglia di vabbè, me ne vado un attimo, me do via, vado al ristorante. Diciamo che quando siamo in gruppo è più facile. Gruppo quanti? In due? No, noi siamo in sette. Siete in sette. Tra l'altro io ho preparato una cosa. Questo è il video che vedete adesso nel combo cam dell'indagine che avete fatto a settembre, se non mi ricordo male. Sì, dove esatto, eravate? Quella lì è il 16 settembre al monastero di Cairate. Video che sta spopolando sul web perché è uno dei video più belli che ho editato, però che e di tutto il gruppo ovviamente, e con noi c'erano anche gli amici del Ghost Hunter Crew di Lecce. Qui si vede un'attrezzatura, tra l'altro un pezzo di questa attrezzatura ce l'avete anche qui con voi. Che cosa si vede? Vedo dei LED che si muovono, che si muovono. Che cosa succedeva in quel momento? Un audio che qua non possiamo sentire ovviamente, per far capire che cosa stava succedendo. Cosa è successo? Allora, quando si muovono quei LED, vedi, ci sono due strumenti. Quello sulla sinistra, che è questo che ho in mano, misura le variazioni di campo elettromagnetico, mentre l'altro rileva gli infrasuoni. E leggenda vuole che queste entità, quando parlano, quando si esprimono, ovviamente non lo fanno su frequenze uditive, che sono quelle che noi sentiamo dall'orecchio, ma usano il campo infrasuoni, e quindi quello lì ci serve a documentare che proprio in quel momento ci siano delle risposte.
Eccolo qua, lo vediamo. Questa è la vostra indagine, l'avete fatta in collaborazione con un altro gruppo, ho visto. E insomma, bella paura, devo dire, perché sì, poi voglio anche. Vabbè, mettere... ma d'altronde Alessio, noi facciamo una trasmissione con Tiziana da 3 anni, più paura di quella, credo che sia. Voi avete portato anche delle testimonianze audio. Allora, adesso io levo la basetta, al posto della basetta metto questa testimonianza e la facciamo ascoltare. Questa è la testimonianza che tu hai intitolato "Vai via, lasciami stare". Sentiamo che cosa è successo. Io sento "vai via, lasciami stare", lo sento chiaramente, insomma. Di tutto ciò, ovviamente lì era tutto silenzio. Sì, sì, io... E questa registrazione tu l'hai fatta con... Cioè, tu dalle orecchie lo sentivi questa cosa o no? Assolutamente no. Io non ho sentito nulla, ho sentito tutto quando sono tornato quando a casa. Perché casa non puoi decriptarlo con una cuffia immediatamente, no, questa situazione. No, la devi sentire no a casa. C'è Giuseppe Correro che ci dice: "Dite a Carmelo di raccontare la storia della mela nel castello di Bardi con anima millenaria". Esatto, perché poi il 18 novembre il castello ci ha invitato a organizzare un evento insieme alla gente. E quindi abbiamo fatto partecipare. Anche perché un evento da soli non è carino. Esatto. Sì, no. E abbiamo fatto partecipare 10 persone a un supplemento di indagine in quel castello. Arrivati in una sala, una mela si è mossa da sola ed è arrivata addosso a uno degli ospiti che avevamo quella sera. Tiziana, che è molto, secondo me, tecnica, nel senso che tu no, sei... No, io non credo assolutamente a niente di quello che stanno dicendo, però sono affascinatissima da come lo dicono e da come lo dimostrano pure. Beh, dovresti andare a fare un'ispezione sì, insieme infatti, a loro. Infatti, perché io sono come San Tommaso, infatti ho detto invitato che andrò, perché io non credo se non metto il naso, e quindi devo andare di persona, perché sennò non mi... però il problema è che quando verrò io magari non si sentirà niente. Vabbè, e tu quindi, nel frattempo però incomincia a mi devo documentare. Compilare un... Katia Matilde ci dice: "Io sono stata in indagine con loro, adrenalina pura". Esatto. Beh, immagino. No, ma infatti io c'ho pure un po' paura, se devo dire la verità. un po' stuzzicata. Senti, c'è un'altra clip che si chiama 20 aprile, Rocca Ubaldinesca. Sentiamola immediatamente e poi ce la spiegate. Fai un rumore, qualcosa, sposta qualcosa. Mi senti? E questo è l'audio di questa situazione. Che cosa era successo qui? Ecco, la voce femminile che ha fatto la domanda era Sabina di Masterchef 5, ospite della nostra indagine. E la risposta a questa domanda sembra che sia un'entità con tono da bambino o bambina. Non si capisce quello che dice. Non si capiva. Neanche nel programma di analisi siamo riusciti a tirar fuori un risultato chiaro, ecco. Però... Quindi a volte vi arenate perché avete, come dire, delle tracce, ci sono delle situazioni, ma non capite di che cosa è successo. Esatto, non sempre possiamo certificare che quello che sentiamo è un bambino, una bambina, una donna, un uomo. No, vabbè. Incredibile, veramente incredibile. Allora, abbiamo iniziato a presentare i nostri ospiti di oggi, Carmelo e Brian dell'Italian Paranormal Research, e adesso andremo avanti, quindi avete la possibilità di interagire con noi anche attraverso i soliti canali, la chat di Facebook del video che state guardando, che vi preghiamo di condividere. Oggi è un video importante, quindi condividetelo sulla vostra pagina Facebook. E c'è un WhatsApp, il WhatsApp che ha già utilizzato Sasha dalla Svizzera, che ci ha mandato, però lo faccio vedere più grosso, eccolo qua. Sasha ci ha mandato la sua foto, è in esterna e in Svizzera fa freddo. Caldo. Sì, sta veramente, guarda Tiziana, è veramente coperto dalla neve, e però ci sta ascoltando dall'esterna. Grazie Sasha. 3287948796 per fare domande, per essere con noi, per cazzeggiare insieme. E adesso, come al solito, iniziamo con le nostre rubriche che intramezzano gli ospiti che ci sono oggi. Vi ricordiamo l'Italian Paranormal Research
ma come prima cosa devo andare con quello che è, come dire, il... No, aspetta che avevo caricato un'altra cosa, ma adesso lo carico immediatamente. Possiamo Vieni bene partire. Di profilo, Alessio. Ti piace? Possiamo partire con l'almanacco del giorno in corso. Vabbè, ma basta con questa cosa, dai. Basta. Ma voi siete troppo... Brian, tu quant'anni c'hai? 34. No, voi non vi ricordate l'almanacco? Io sì, come no. Te lo ricordi? Sì. Beh, è stata una rubrica della RAI e gettonatissima, questa, veramente. Questa musica poi è inconfondibile. È inconfondibile. Ma che musica è là? È la musica, non mi ricordo adesso esattamente chi dell'almanacco, l'ha composta, ma dell'almanacco. È composta apposta per la Vorrei trasmissione. Vorrei scoprire la musica dell'almanacco. Io ero piccolo, non capivo che serviva st'almanacco, però mi ricordo la musica. No, infatti non lo capiamo neanche noi, lo capiamo. Ma sappiamo che cosa sono le effemeridi, perché sì, ne parliamo. Perché le ho spiegato io. Perché e ne parliamo non adesso. Lo no. Allora, oggi 16 dicembre 2017, il sole sorge alle 7:31 e tramonta alle 16:41. Oh, su richiesta, diciamo anche la luna. La luna sorge alle 5:31 e tramonta alle 15:49. Su richiesta di chi? Dei nostri ascoltatori hanno detto perché non dite la luna? Era un po', come dire, bistrattata la luna, è vero, no? I santi di oggi. Discriminata. Il santo ufficiale di oggi è Santa Adelaide. E qua siamo a posto. E ora iniziamo la lista dei santi a cui i genitori volevano male. Okay. Il primo, diciamo, mi ci riconosco anche un po'. Non avevo dubbi, lo possiamo dire, insomma. Forse non gli volevano tanto male, però. Vista la mia notoria bellezza che tutti i nostri ascoltatori riconoscono, vi pregherei di confermare tutti, sulla chat. E Santadone. Santadone. Confermate, perché altrimenti mi tocca pagare le analisi ad Alessandro. Altrimenti l'analista sì, la settimana prossima. L'analista la settimana. Poi abbiamo il santo dei comici, perché ovviamente il santo dei comici è San Macario, decisamente. Grandissimo Macario. Dopodiché abbiamo, ecco, questo qua già mi cominciano a sorgere le prime domande. Sant'Ageo. Sant'Ageo. Vabbè, quanti amici avrete che si chiamano Ageo? Sì. Ageo, che fai domenica? Vieni allo stadio, no? Che sembra un po' romano. Ageo, Ageo. Proprio sì, okay. Di Roma. Poi abbiamo la santa dei capelli chiari, che tutti notoriamente conoscete, che è Sant'Albina. Sant'Albina, perché dei qui capelli? Qui ti interrompo però, perché c'è anche un'entità famosa che... Zitti, sì. Scoop! Attenzione, attenzione! Che era Albina, ed è Azzurrina di Montebello. Ma scusa, mo come fai a sapere che l'entità è pure il colore dei capelli? C'è una storia lunga che poi ti racconterò. Ma voi avete, una lista delle varie entità che esistono in giro per l'Italia, per sì, esempio? Sì, diciamo che le più famose, chi è appassionato di questo tema... Luca Giurato sicuramente. Quello secondo me è un'entità proprio... No, dico quali sono le entità. Poi ci darà questo elenco. Quell'ultimo santo che credo che fosse un... grosso degustatore di vini, sì. È San Beano, che è un passato remoto. Passato remoto, forse. Sì. San Beano. Diamo anche le notizie del giorno. Tiziana. Okay, parto io. Allora, il 16 dicembre del 1857, un terremoto devastante devastò appunto la Basilicata, in particolare la Val d'Acri e il Vallo di Diano, e rase al suolo paesi come Montemurro. Fu un terremoto di magnitudo, diciamo la magnitudo ricostruita 7, quindi vuol dire 30 volte, ha sprigionato un'energia 30 volte superiore a quella di Amatrice. Vabbè, quindi tragedia. Scala Mercalli, tipo undicesimo grado, cioè devastazione totale, morirono 11.000 persone. 11.000 Tra l'altro persone. Non esisteva nulla di antisismico all'epoca. Non solo, non c'era nulla di antisismico, non c'era neanche la protezione civile, certo. Non c'era nulla, quindi in questi lasciati casi... Lasciati magari anche... Basta che ci attacchi a Pippa col fascicolo del fabbricato, perché io invece volevo dire che il fascicolo del fabbricato va reintrodotto. Alessio, allora, col nome, questa è una notizia, io sono molto ferrarista, però c'è anche il calcio. Col nome Milan Football and Cricket Club viene fondato nel 1899, oggi 16 dicembre, il Milan, la squadra del Milan, da un gruppo di italiani e inglesi. Oh, Carmelo. John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley inventano il transistor. In che anno? Nel 1947. E
inventano il transistor base per l'evoluzione elettronica. Il transistor, grande invenzione. Grandissima 1947, se fosse precedente. È nel 47 invece. 16 dicembre 1965 viene lanciata la sonda Pioneer 6 per studiare il campo magnetico del Sole. Vedi, tutte cose che un po' riportano anche, ma riportano anche al vostro lavoro, i campi magnetici, tutte cose importanti. Ti vedo preparato. Sì, vabbè, mi sono un po' documentato. Devo dire che quando ho visto queste notizie ho detto, queste gliele faccio leggere a loro, assolutamente. Alessandro. Nel 1973 un personaggio che poi diverrà noto, più noto forse, per altri motivi, diciamolo, ma O.J. Simpson diventa il primo giocatore della NFL a correre per 2000 yard in una sola stagione. Poi O.J. Simpson avrà una carriera d'attore, ricordiamo tutti le sue performance nella pallottola spuntata 1-2-3, salvo poi diventare un omicida, che è una cosa che poi ha deciso le di cambiare. Tutte. Le ha fatte tutte. Scusa, che cos'è la NFL? National Football League. E che vuol dire che corre per 2000? Va bene, Tiziana. Tiziana, no, perché non ho capito, respiriamo? Cioè, non è un maratoneta, no? Quindi... Ti prego, Alessio, gli elevi il microfono. Ma football, calcio, no, non ho capito è, com'è. No, non è il football americano, quella cosa è come il rugby? Esatto, quasi. Diciamo, quasi. Un po' lontano. Quindi, è presente con 2000 le armature. Yard corrispondono a? Sono circa una yard è un chilometro e 690, 2000 yard sono all'incirca 3600. Ma perché questo ha corso per 3? Non l'ho capito. Vabbè, perché avevo imitato Forrest Gump, diciamo. Dillo, no? Dillo, lo spieghi. E chiediamo scusa a tutti, purtroppo è così. Questa abbiamo. Ma la notizia del giorno. Il 16 dicembre del 1773, quindi ben 200 e passa anni fa, quasi 250, il Boston Tea Party. Alessio, spiegaci. Allora, c'erano delle tasse, l'America non era ancora indipendente, era una colonia britannica, c'erano delle tasse molto importanti che venivano chieste dal governo britannico e un gruppo di insurrezionisti andò sulle navi nel porto di Boston e gettò in mare tutte le casse da tè, creando una crisi economica di livello, se dici butti il tè che succede? Niente. Beh, parte... no, se lo butti in acqua poi è diventato tè. Potevano pulciare il biscotto in acqua. A parte che non hai detto l'anno. 1773. Abbiamo detto 6 volte. Sì, no, ma non ho capito una cosa. Questi hanno buttato il tè in acqua e poi che è successo? È successo che siccome il tè era un importante nodo dell'economia britannica perché si vendeva nelle colonie e faceva grossi profitti, addirittura scesero, se non mi ricordo, da un guadagno annuo di $320,000 l'anno, che all'epoca era una bella tantissimo. Cifra, a $500 l'anno. Madonna. Cioè fu un crollo totale. Ma... e per questo ebbero la possibilità di avere uno sconto sulle tasse e da lì però questo fu uno dei moti che viene indicato come il prodromo della rivoluzione americana e dell'indipendenza della Gran Bretagna. Ovviamente Alessio non ha idea di cosa voglia dire prodromo, ma l'ha detto. Ma scusate, questo tè era l'Earl Grey oppure insomma... Io non lo so, Sandro. No, è era lì Lipton, era Lipton, no. Quello che c'era Dan Peterson, te lo ricordi la pubblicità di Dan Peterson? Lipton, Ice Tea. Ma che perché abbiamo scelto questa notizia? Perché la sfida di oggi verte sulle bevande, verte. E quindi vi chiediamo, tra quelle che noi abbiamo selezionato, qual è la vostra bevanda preferita? Signore e signori, per me è la Coca-Cola, meglio se zero, bevanda che all'epoca conteneva anche una sottile traccia di cocaina, adesso non la contiene più, ma è la bevanda, secondo me, la migliore. Quando fai la radio, ma anche quando hai fatto palestra, e ti prendi una bella Coca-Cola Zero e ti rimetti al mondo. Per me Coca-Cola. Signori, non c'è dubbio, la migliore bevanda del mondo è il vino frutto delle mani e dei piedi dei nostri avi, quello che è un'eccellenza italiana, sia il vino bianco che il vino rosso, ma il Barolo, il Chianti, il Sassicaia, ma chi ce l'ha queste eccellenze? Quindi la mia preferenza va al vino. E io invece
scelgo la cedrata da soli. Dai, ma va. Ovviamente, ovviamente, per me è la cedrata da soli la bevanda più buona, rinfrescante e piacevole che si possa bere. Io vado su una bibita estiva invece, e quindi la birra per tutti noi penso che sia la più indicata. Beh, sì. Famosa in una birretta, insomma. Esatto. Con una bella partita di calcio davanti, la birra è assolutamente insostituibile. Io rimango con la mia acqua. Oh, naturale, salutare. Ma gasata o liscia? Acqua. Liscia. Ah, liscia. Tu proprio liscia. Quasi di rubinetto, quasi di rubinetto. Ok, allora votate. Ricapitoliamo, Alessio ha scelto... dove stanno? Alessio ha scelto la Coca-Cola, Alessandro ha scelto il vino, Tiziana la cedrata Tassoni e Carmelo ha scelto la birra e Brian l'acqua. Per votare avete i vostri soliti canali, la chat di Facebook dove state guardando questo video che vi invito di nuovo a condividere perché Radio Cigliano si fa pubblicità così con le vostre condivisioni e il WhatsApp 3287948796 dove vi invito anche a mandare i vostri controselfie come quello di Donato. Guardate che bel primo piano intenso che ci ha mandato, grazie a Donato di essere con noi. Ciao Donato. Ciao Donato. E fra un po' produrremo anche il selfie di giornata, non me lo dimentico, l'altra sera quando sono venuti Chiara e Franco Chiara e non Colizia, è escluso Franca che nel selfie di giornata possa apparire, potrebbe apparire anche certo. Esatto, e l'ho certo. Dovuto inseguire per strada perché mi ero dimenticato di fare il controselfie, il selfie di giornata, quindi mandate assolutamente la vostra richiesta 3287948796. Ragazzi, ma quelle fotografie prima di partire con la sfida musicale, quelle fotografie che si vedono ogni tanto, non so se le avete mai studiate voi o se fanno parte del vostro campo, con delle entità, c'erano delle fotografie anche dell'Ottocento con delle entità visibili, situazioni di questo tipo, come le valutate voi? Reali, bufale, montaggi, come le valutate? La maggior parte è un fake assoluto. Perché quindi, non si possono riprendere? Si possono riprendere, ma solo con determinati strumenti. Diciamo che i tempi di non video, appunto, cioè... non ce n'erano. La maggior parte è fake. Poi io dico sempre: ci credo, posso arrivare a crederci al 50% fino a quando non ci sono anch'io presente. Ecco. Sei tu che puoi dire c'ero e non c'era accanto a me niente. Oltre a questo, apriremo anche il settore UFO, crop circles e quant'altro, che è più di spettanza di Brian, perché anche lì ci sono una serie di video di testimonianze, testimonianze proprio, di apparizioni di UFO. Che, su cui Brian poi ci renderà i doti. Ma iniziamo con la sfida musicale. Chi inizia? Inizio io, sempre a Cazzo Imperio. Allora, gruppo svedese composto da Axwell e Sebastian Ingrosso, ex membri degli Swedish House Mafia. Il gruppo ha debuttato nel giugno del 2014 e nel 2017 hanno prodotto questo brano molto simpatico e molto carino che ci andiamo ad ascoltare in questo momento. Su Radio Cigliano, Axwell e Ingrosso con More Than You. No, Ingrosso c'è un... vabbè, allora andiamo avanti. Allora senti Brian, parlando di UFO invece, più che di presenze ectoplasmatiche all'interno di vari... qual è? Ti fermo subito. Prego. Così ti faccio un po' capire anche un po' qual è la mia visione di questo mondo qui. Quello che noi rileviamo nelle nostre indagini, che siano luoghi, abitazioni privati o castelli, comunque noi interagiamo e cerchiamo di interagire con delle energie invisibili che si manifestano nel nostro spazio-tempo. Chi dice che magari queste entità non possono essere anche magari delle entità aliene o su altre dimensioni, infatti, parallele? Infatti noi abbiamo tre teorie sulle presenze. Non... Avrete tre? Tre teorie speriamo prima o poi di provare. Quindi non, ditecele, non, però non gridiamo al fantasma, anzi io dico sempre che i fantasmi non esistono. Ditecele le tre teorie però. Cioè, io vorrei vorrei chiedere una cosa, perché secondo me non tutti hanno capito loro cosa fanno. Ce l'avete presente i Ghostbusters? Ecco, loro fanno esattamente, ma in italiano come si traduce? Acchiappa fantasmi. Acchiappa fantasmi. Credo, esatto, vero? Però noi no, siamo voi non più definiti ricercatori. Lui ricercatori fa dei Metroid. Loro fanno la teoria degli acchiappa fantasmi praticamente. No, in realtà okay, Alessio una volta ci ha chiamato, a me e a Brian, in un WhatsApp che ti abbiamo inviato, Vin Diesel
Paul Walker, te lo ricordi? No, non me lo ricordo. Quando c'era Federica Ermi qui. Abbiamo fatto il selfie che anche lì eravamo in missione. Eravamo in autogrill in quel momento, stavamo facendo pausa, sì. Ah, quindi voi seguite Radio Cigliano? Sì, sì, da un bel Vin Diesel, tu saresti Vin no, Diesel. No, l'ha detto lui però. Vin Diesel che tu sai... Tutti dicono che mi assomiglia, però... L'attore americano con la traduzione italiana del nome più figa del mondo, sì. Vincenzo Casoio, sì. Meravigliosa. Allora, diteci, abbiamo un minuto e 18 per dire le teorie. Allora, le tre teorie, sovrapposizione di dimensioni. La prima in assoluto è le impronte energetiche, quindi le impronte delle persone vissute nei tempi. E la terza è quella che diceva Brian, che possono essere delle entità extraterrestri di questo universo, di universi paralleli, che in determinate condizioni riescono a mettersi in contatto con noi. Ma fatemi capire una cosa, ma perché queste entità dovrebbero necessariamente, mo faccio un po' la provocatrice, perché dovrebbero necessariamente palesarsi nel castello del 500 e non nell'appartamento su via Appia Nuova? Ecco. Guarda, se vai sul nostro canale YouTube trovi quattro appartamenti privati in affitto, prezzi modici. No, ascolta, ma qualcuno se li affitta? Cominciano ad arrivare delle domande interessantissime. Ora è finito il pezzo, ma ve le faremo appena finisce il pezzo. Allora devo disannunciare. Sì, disannuncio quando tocca a voi, quando questo diventa rosso, poi ve lo spiego. E tocca a me disannunciare. Guardate, eccomi quello qua. Che fa lui. Axwell e Ingrosso, More Than You Know, in diretta su Radio Cigliano, primo brano della sfida musicale presentato da Alessio, quindi iniziate ad orecchiare anche la sfida musicale. La sfida di gusti e di tendenze oggi è cosa? Qual è la vostra bevanda preferita fra Coca-Cola e vino, cedrata tassoni, birra e acqua? Allora, Sasha vi chiede, quindi anche delle foto in cui sembra che ci sia una persona che non dovrebbe essere presente in casa, in viaggio o in altre occasioni, da cosa può derivare? A parte il montaggio, insomma, a parte il fake. Ecco, a parte il fake del fotomontaggio, la maggior parte delle persone che ci invia foto da analizzare lo fa in presenza magari di vetri, specchi, porte vetrate, e quindi la maggior parte sono soltanto riflessi o di noi stessi o di altre persone presenti. In alcuni casi, collegata c'è anche Deborah, una nostra seguace, sì. Ci ha mandato ultimamente una foto da analizzare. Non ci sono le spiegazioni, dal programma di analisi viene fuori che lì non ci dovrebbe essere nulla e invece ci sono delle sagome e quelli per noi sono... Scusa, guarda un attimo il video, foto scattata da Brian al momento dell'anomalia. Questa, ecco, macchia bianca è l'anomalia? No, la macchia bianca è l'illuminazione all'infrarosso. Ok. È quello che vedi in quell'arco. In quella specie di nicchia. Che non è un vetro, quindi escludiamo il riflesso. Quindi c'era una presenza lì, c'era evidenziata una presenza, si vedeva. Esatto. Poi parleremo anche, dicevo prima con Brian, degli UFO, un attimo, cioè di quali sono, diciamo, gli avvistamenti più credibili che si sono succeduti nel tempo, ma tocca a me con il brano. Allora, e quale vuoi? E io, allora, a me mi metti la 2. Ho fatto una playlist a tema oggi, sapendo che avremmo avuto i Paranormal Research, ho voluto omaggiarli di una playlist a tema. E quindi il primo brano che io intendo passare è un brano di un gruppo il cui cantante è molto discusso e molto discutibile per tutta una serie di atteggiamenti anche extra professionali. Ma io l'ho voluta mettere perché è a tema con gli ospiti che abbiamo oggi in trasmissione. Quindi il brano, primo brano di Alessandro, gruppo italiano capitanato da Morgan, i Blu Vertigo, e quella che ci sentiamo è Altre Forme di Vita. Un uomo intelligente. Allora, Brian, parlando di avvistamenti UFO, qual è l'avvistamento ritenuto, diciamo, il più credibile o quello meno facilmente spiegabile, diciamo, di quelli documentati? Sì. Allora, se uno va su internet, scrive UFO, trova il mondo. Certo. Il 95% di tutto quel materiale che può trovare su internet sono tutte cazzate. Ci sono tanti video e tante testimonianze che possono essere veritiere, ma io faccio un plauso a quelle persone che hanno vissuto delle esperienze più particolari, al di là dell'avvistamento classico, ossia i casi di abduction, quindi i rapimenti da parte di entità extraterrestri, per più volte nell'arco della loro vita,
e magari per un decennio, per dire, e hanno portato da quell'esperienza lì avanti tutta quell'informazione su quello che loro è accaduto in quel periodo lì. Quindi si sono messi, hanno messo la loro faccia, hanno, si sono posti di fronte a milioni di persone. Però la domanda è sempre la stessa, potrebbe trattarsi di mitomani? Cioè è facile la risposta, mi apri una risposta facile. Potrebbe certamente trattarsi di mitomani. È certo che il compito dell'ufologo nel momento in cui si verifica un caso in cui una persona dichiara di aver vissuto una determinata esperienza, viene prima diciamo fatto un check up della persona in sé per sé, per vedere che magari la persona non abbia squilibri, problemi, se beve, se soffre di allucinazioni. Quindi c'è tutto un iter da seguire prima di arrivare a delle conclusioni, che poi sono sempre conclusioni tra virgolette inconcludenti, perché certo, comunque rimane sempre. Ma invece a livello, diciamo, video fotografico, quali sono le documentazioni? Io ho pubblicato proprio recentemente sul nostro canale Facebook un video di un avvistamento che è stato in Texas nel 94, dove sei luci enormi sopra la città di Houston si sono manifestati per più di un minuto, e quello lì è il classico avvistamento di massa, nel senso che non è il caso singolo di una persona. L'hanno visto in tante persone. Ecco, quindi più persone riescono a dare una testimonianza dell'accaduto, più si riesce a dare una credibilità di quello che sta accadendo. Almeno che non siano pazienti di un nosocomio. Tra l'altro ci fu anche un presidente degli Stati Uniti che avvistò delle luci una volta, poi credo che fu smentito che erano delle... Era Bill Clinton durante la sessione con Monica Lewinsky. Lì vede, lo diciamo, luci vere. Che non era una sessione VP, quella che facciamo noi. Ma che vuol dire VPN? EVP, sessione EVP, Electronic Phenomena, Voice Phenomena. Voice Phenomena. Sì. Comunque ragazzi, intanto volevo dire a tutti quanti che se avete l'impressione di avere qualche presenza in casa vostra, che magari non è la suocera che vi dorme nella stanza accanto, no, a parte gli scherzi, andate sul loro profilo Facebook e chiedetelo, perché loro vengono gratuitamente, vero? Gratuitamente, facciamo pubblicità, vengono gratuitamente a casa vostra a verificare se davvero ci sono delle presenze. Magari prima per telefono cercano di capire se siete matti o se vi siete fatti d'acido. Esatto. Però fatto questo, vengono veramente a casa vostra. Quindi approfittatene. Abbiamo il disannuncio di Alessandro. Vai. Sempre in diretta su Radio Cigliano, seguiteci. E questi erano i Blue Vertigo con Altre forme di vita, brano del 1997 della mia playlist a tema in onore agli ospiti di oggi. Quindi lo dico anche alla radio, perché prima appunto era collegato solo con la radio, che se volete verificare se avete l'impressione che a casa vostra avete delle presenze, no il gatto no, che non sia il gatto, che non sia l'amante di vostra, che ne so, moglie, ecco, per esempio, sento quello dei rumori sotto il letto, sì, infatti, prima della radio, ecco il classico. Potete andare sulla loro pagina, sul loro profilo Facebook e scrivergli, che anche su Messenger meglio, così in privato gli scrivete appunto che la vostra casa è infestata. Quindi voi praticamente, succede che anche degli appartamenti moderni, quindi questi non riescono magari a affittarli perché ci sono delle presenze. Attenzione, scoop in diretta, Franca, sì? Franca è una nostra ascoltatrice storica, tra l'altro Franca storica ci ha appena mandato questo contro selfie natalizio. Assolutamente natalizio, grazie. Ciao, mille, vedo una presenza bianca, sì, cioè, ci sono presenze anche in questo contro selfie, è vero. Ci dice: io le ho viste delle luci che danzavano in cielo, e non solo io. Franca, dacci qualche dettaglio di più di questo tuo avvistamento, che lo sottoponiamo agli esperti qua, insomma ce l'abbiamo qui in trasmissione, perché non usarli. Esatto, esatto. Mandaci questa foto. No, vedi che cosa dice Sasha? Dice delle foto in cui sembra che ci sia, sì, una persona che non dovrebbe. Però no, loro hanno detto no, fotograficamente non si riprendono, perché no, qualche volta hanno detto che c'è qualche volta sì, ma bisogna avere quello che gli attrezzi fatto... giusti. No, appunto, con la cioè non è una foto, è un termografo, insomma, rilevano. Tra l'altro fate vedere, avete un attrezzo proprio per rilevare. Questo è fighissimo, sono stata tutto il giorno. Allora, adesso vediamo se si vede. Aspetta, come si accende? Adesso vi faccio vedere, perché praticamente l'abbiamo puntato in varie parti anche dei nostri corpi, abbiamo scoperto che Alessandro dalla cintola in giù praticamente è blu. Aspettate, facciamo vedere. No, adesso non lo vedete. Sì, lo vedete, vede, che è rosso? Sì, sì.
Ecco, guarda, guarda, aspetta, mi faccio io. Guardate come sono caliente. Mi faccio io, detto faccio... così. Questo sì, è un termografo, come si chiama? Questa è una termocamera. Termocamera. Una termocamera. Quindi che loro, quindi riprende anche, ha dentro una SIM, una scheda di memoria per riprendere. Sì. Quindi praticamente loro vanno con questa e al buio in un edificio, perché sono matti, e quindi vedono, a un certo punto vedono una cosa che si accende di rosso, quindi che c'è una presenza. Voi immaginate, io già là sono morta, quindi ma posso pure chiudere tutto, e invece loro insistono nel vedere. Io una cosa per esempio che mi sono sempre chiesta, no, quando nei film dell'orrore fanno vedere quello che sta solo in casa, è 3 del mattino, fuori è tutto buio, magari è un bambino ai 12 anni, si sente il rumore, quello che fa invece di chiudersi a chiave dentro, mettere l'armadio davanti alla porta, esce. È un film. Oppure va a vedere. Esce e va a vedere. Va a vedere. Va a cercare che cosa ci sarà. Dove si sarà nascosto quello con la mannaia, ecco, che gli vuole. Noi facciamo un po' così, in effetti. Quando sentiamo rumore, invece di approfondire, andarcene a gambe levate. Oppure adesso, mentre passeremo il brano di Tiziana, voglio chiedere una cosa ai ragazzi su una cosa che a me affascina particolarmente. Mi stai, Tiziana, a dire che devo mandare il mio brano. Sì. Ok, va bene. Ok, allora il mio primo brano. Il mio primo brano di questa giornata è un gruppo famosissimo, molto importante anche. L'ho scelto perché pensavo che avesse qualcosa di paranormale. E perché lui appunto racconta, lui che entra in questa cattedrale e vede una tomba che insomma di un soldato morto nello stesso giorno suo, eccetera eccetera, però poi alla fine si scopre che si era fatto d'acido. Crosby, Stills, Nash con Cathedral. Non riesci proprio, no, sta scritto là. Non lo vedo proprio. Aspetta, mi vado a mettere gli occhiali. C'hai ragione. Brava, brava. In diretta su Radio Cigliano, allora. Sono le 15:40. Se prima eravamo in due, Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Tiziana Guida, e oggi ospiti ci sono Carmelo Paparone e Brian Giunchi dell'Italian Paranormal Research. Allora, io volevo chiedere, allora, io premetto che sono abbastanza scettico, ma credo come molte persone non se ne è accorto nessuno. Però c'è noi una... in primis siamo scettici. Sì, beh, giusto. C'è una cosa che a me ha sempre affascinato, che sono i crop circles. È una... veramente mi hanno sempre tanto affascinato, perché so che poi hanno provato a rifarli, hanno per vedere quanto tempo ci mettevano. E ci sono delle persone che sono anche veramente molto abili nel crearle. Sì, però, però non si... ho visto che dalle prove che hanno fatto, per quanto siano abili, perché hanno provato con delle cose che schiacciavano il grano, con delle assi di legno, con delle assi di legno. Fronte, però è stando. Un problema di tempistica, cioè fare un crop circle così grande di notte buio, senza essere visto. Bravo. Perché comunque un minimo di illuminazione devi averla, a meno che non hai visori notturni, ma anche di ma poi con quella precisione, cioè, sì, ma poi c'erano crop circles anche 40 anni fa, 50 anni fa, quando i visori notturni magari non c'erano. Spiegami i crop circles. Anche molto più indietro di 40-50 sì. anni fa. Sì. Spiegami, tra l'altro poi ci sono i disegni lì in Messico dove sono quei disegni enormi, ma i crop circles... Sì, adesso i più famosi, diciamo quelli che sono più pubblicizzati tra virgolette, sono quelli in Inghilterra, nel sud dell'Inghilterra. E sono cominciati ad apparire all'inizio degli anni 70 e da allora quasi con puntualità compaiono questi disegni, che variano dalle forme geometriche più semplici alle più complesse. Sicuramente chi è appassionato di crop circle avrà visto un'infinità di immagini. E la particolarità di quelli originali, di quelli veri, sono le caratteristiche che presentano le spighe di grano. Quindi in questo caso qui parliamo di spighe di grano leggermente bruciate, carbonizzate nel gambo, quindi vuol dire che hanno raggiunto una temperatura estremamente elevata. E sono tutte piegate nella stessa direzione in maniera perfetta. All'interno del cerchio si possono identificare a volte degli insetti morti o anche piccoli animali come roditori, uccelli, quindi vuol dire che effettivamente c'è stato un calore e ad oggi quindi non c'è una spiegazione per questi crop. Io la mia spiegazione ce l'ho, certo. Come chi ce l'ha, e che effettivamente sono dei segnali che loro ci danno, stanno comunicando con noi. Ma, solo invece, che noi non... ma è possibile, ma invece una è spiegazione possibile scientifica che nel 2017 non sia infatti. Possibile sono è stato documentarla ancora uno. Esatto, infatti questa cosa che non capire mi fa quasi incazzare, cioè perché... come cazzo è che non siamo riusciti a documentare, ci stanno le telecamere dovunque e non siamo riusciti a documentare. Vabbè, in mezzo a un prato sperando no, chissà diciamo dove che, diciamo che sicuramente la loro abilità di non volersi fare individuare nel momento in cui fanno queste opere qui
è certa, ecco, quindi hanno delle caratteristiche, delle tecnologie che possono fare le cose senza che noi le vediamo. Potremmo avere anche un'astronave adesso qui sopra, certo, che non la vediamo, quello sicuramente. Rimane il fatto che comunque questi cerchi ci sono, sono lì, li vediamo tutti, è una cosa, ritengo, importante, significativa per ogni persona del mondo, perché comunque sono, li ammiriamo tutti. E è una cosa, cioè, vabbè, che viene messa in secondo piano, nel senso. No, a me è l'unica cosa che affascina. Però la domanda è: che ci vogliono comunicare? Che sanno disegnare bene? No, ma soprattutto bene? Perché non si fanno vedere? Ci comunica che sono bravi. Cosa hanno la prima direttiva di Star Trek? Perché non si fanno vedere? Guarda, per me, cioè, loro ci vogliono dire: noi siamo qui, i segnali ve li stiamo dando, che siano dei cerchi nel grano. Diventa la settimana enigmistica così, però non capisco. Ma scusate, ma anche che non gliene frega una benedetta. Ma allora, se non gliene frega, se ne andassero su un altro pianeta. No, ma loro stanno esplorando, stanno girando. Ah, beh, parlare, Brian. Vai. Prego, no. Sono due ore che parla, posso parlare. Oggi non sto parlando per niente. No. 18 secondi. Purtroppo, secondo loro, noi non siamo ancora pronti ad avere questa presenza all'improvviso di fronte a noi. Non siamo psicologicamente pronti. Scusa, ti interrompo, continuiamo in onda. Tiziana. Crosby, Stills e Nash con Cathedral. Bella. Su Radio Cigliano. Bel pezzo. Un po' triste, però insomma. Allora, nei fuori onda stavamo analizzando il problema, il fenomeno dei crop circles, che può essere visto come una bufala, ma ce ne sono alcuni, stavano dicendo, si vede proprio che c'è stato un calore. E io ho fatto una domanda che è quella che mi sorge spontanea. Forse non eravamo pronti 50 anni fa, forse non siamo pronti adesso e forse non saremo pronti neanche fra 100 anni, ma se un'entità di qualsiasi tipo si fa un viaggio di anni luce pazzesco per arrivare qui da noi, o un salto dimensionale, perché potrebbe anche essere quello, perché poi non si manifesta? Perché ha visto Tiziana, immagino. Credo, no, prego. Vabbè. Sicuramente ci sono delle cose che, come anche alcuni governi sanno e non ci dicono. Si ritiene che ci siano già dei contatti tra umani ed extraterrestri a livello governativo, come l'area 51 e quant'altro. Evidentemente hanno fatto dei patti in cui le entità extraterrestri danno della tecnologia a degli enti governativi, però devono mantenere il silenzio su di loro, quindi hanno fatto probabilmente anche questi tipi di... E perché dovrebbero aver fatto un patto di questo tipo? Mi chiedo. Diciamo che se noi potessimo sfruttare e utilizzare la tecnologia extraterrestre per quello che poi noi conosciamo e abbiamo conoscenza fino ad ora dalle testimonianze e quant'altro, sicuramente cambierebbe tanto a livello tecnologico nella vita di chiunque, quindi anche a livello energetico non ci sarebbe neanche più bisogno di estrarre il petrolio, non ci sarebbe più bisogno di inquinare o quant'altro, e cambierebbe tutto radicalmente. E ovviamente, visto che c'è qualcuno che dall'altra parte deve guadagnare i suoi soldi, non vogliono che questa cosa qui accada. Quindi la teoria del complotto per voi è importante, non è soltanto relegata agli X-Files o alle serie televisive, esiste veramente una teoria del complotto alla base. Chiamasi Nuovo Ordine Mondiale. Beh, io della teoria del complotto ne vorrei parlare soprattutto con riferimento al Lazio-Torino di domenica scorsa. Quello è clamoroso, perché per colpa di quella partita lì ho perso al fantacalcio. Ecco, ma c'è il VAR. Ora, quel rigore l'ha visto chiunque tranne l'unica persona che lo doveva vedere. Parliamo del complotto. È veramente una teoria. Oh, perché volevo aggiungere una cosa. Su questa cosa degli extraterrestri, o comunque della vita sugli altri pianeti, questo scientificamente è innegabile, cioè proprio statisticamente non è possibile statisticamente che ci siamo solo noi sulla Terra, che la Terra sia l'unico pianeta abitato. Al momento sono stati individuati tantissimi esopianeti, pianeti comunque che sono in una fascia abitabile rispetto alla loro stella, infatti. Anche recentemente ne è stato scoperto uno, quindi sono miliardi di galassie, e quindi appunto quindi statisticamente i più belli noi qua, è anche certo, ma statisticamente i più belli vista lei è sicuro che non lo siamo. No, voglio dire che tra l'altro statisticamente è anche facile che ci sia qualcuno più sviluppato di noi, che non è che ci vuole tanto, ma anche qualcuno meno sviluppato, più sviluppato di me dubito, però ma se prima ti ho puntato lo strumentopolo non sono sviluppato, era tutto morto, piatto.
orto, piatto, piatto, proprio di zero. Non sono sottosviluppato, ma sono sviluppato sotto. Diciamo allora, Brian e Carmelo, qual è il numero del primo, numero, vostro numero, primo brano? Allora, il numero uno. La numero uno. Allora, annunciatela, perché siete voi i padroni di questa canzone. No, questo brano è dei Disturbed ed è Sound of Silence. E rappresenta la prima nostra colonna sonora, cioè quando abbiamo fatto il nostro primo video di presentazione abbiamo scelto questo brano. E allora ce l'ascoltiamo subito. Beh, un remake di Simon & Garfunkel. Esattamente, stiamo parlando del 2015 e ascoltiamocelo in diretta su Radio Cigliano. Cioè, stiamo parlando di capolavori assoluti, cioè Sound of Silence è una delle canzoni. Anche questo assomiglia a me, il cantante. Sì, sì. Come tutti a lui, assolutamente. Anche questo perché chi altro? Vin Diesel. Tom Cruise. Ah, ecco. Non lo so. No, Tom Cruise e Alessandro, in effetti. Sì, uguale, proprio identico. Beh, non mi toccate Tom Cruise, perché per favore. Tizia, è insuperato, è io direi. Formica a cavacicio. Vi è capitato. Quella di sotto sta pure in ginocchio, lo so. Però a me vi è capitato di. Cioè, voi come le classificate le vostre indagini? Indagine assolutamente zero. Indagine dove c'è possibilità, indagine dove c'è certezza, come le classificate? Allora, noi innanzitutto valutiamo tutte le richieste, perché soprattutto nelle abitazioni private, per esempio, c'è una valutazione anche tramite domande scritte da una psicologa per verificare che chi ci chiama effettivamente non stia dando i numeri. Quindi inizia a casa tua non ci vende. No, ma è stato no. A casa mia no, è evitata pure dalle presenze. Secondo me. Poi ci sono invece persone che sono talmente appassionate al tema che il paranormale se lo inventano. Ecco. E quindi anche lì dobbiamo. C'è gente che c'ha un cazzo da fare dalla mattina alla sera, però. Sì, diciamoci la verità. Per quanto invece riguarda castelli e edifici storici e questi posti qui. Lì fa fronte la mia prima teoria, che è quella delle impronte energetiche, quindi è sicuro che in quei luoghi viva ancora dell'energia perché? Residua no, di quei perché? Tempi. Perché a quei tempi vivevi tutta la vita in un castello, se eri un castellano, non c'era la possibilità, ecco, come oggi, di venire da Forlì a Roma così. Certo, ok. E quindi, siccome le impronte energetiche funzionano come le impronte digitali, più pressione fai e più le impronte restano. E la stessa cosa è per le impronte energetiche, più vivi in un luogo e più la tua energia, che e questo è anche allora, la scienza ha confermato che siamo fatti di energia, almeno questo lo conferma, quindi la tua energia, parte della tua energia, soprattutto quando vivi emozioni forti come dolore, gioia, restano in quel luogo lì. Allora Alessio, tu stai a posto, perché tu sei inchiommato dentro casa da 24 ore su 24. Ma dentro c'è la mia presenza, cioè, globale, la tua presenza proprio non andrà mai via. Universale, da universale. Sì. Quindi insomma, voi alla fine di un'indagine però classificate il sopralluogo e le indagini che avete fatto. Sì, però dopo un'attenta analisi che dura circa dai 3 ai 6 mesi. Quindi classificarla lì così al momento è impossibile. No, certo, al momento no, anche perché mi hai detto che dovete comunque tornare a casa e mettere tutto negli strumenti adatti per tirare fuori le. È ovvio che quello che succede invece in live indagine ti resta. Cioè, puoi già classificare, come è stato per me nel castello, alla richiesta di un segno mi arriva un rumore del genere talmente forte da farmi scappare. Diciamo che il coraggio a me non mi è mai mancato, però in quell'occasione lì te ne sei proprio gambe levate, mi sono proprio cacato. Beh, però diciamo, il coraggio non ti è mai mancato, pensa che c'è uno che si è sposato a Tiziana per parlare con gente con coraggio. Carmelo, 20 secondi perché poi devi disannunciare. 20 secondi, perché ti cachi sotto? Che cosa può succedere? Cosa può fare un'entità? Beh, io nel castello di Bardi sono andato in shock per 20 minuti. Ecco, per esempio. Ecco. Adesso questo ce lo racconti in onda. Disannuncia pure il brano appena vedi il rosso del microfono. The Sound of Silence, un successo clamoroso, soprattutto questa edizione dei Disturbed che mi ha fatto innamorare di questo brano e l'ho piazzato come colonna sonora, ecco, del nostro gruppo. Evviva!
ed è il primo brano che hanno portato Brian e Carmelo oggi a Se Prima Eravamo in Due. Sono le 15.52 in diretta su Radio Cigliano, siete all'ascolto di Se Prima Eravamo in Due. 328-7948-796 è il WhatsApp per essere con noi. Tra un po' produrremo il selfie di giornata. Rinverdiamo la sfida. Vai Alessandro. Sfida di oggi basata sul Boston Tea Party. Qual è la vostra bevanda preferita tra quelle che abbiamo scelto noi? Alessio, Coca-Cola. Alessandro, il vino. Tiziana, la nota cedrata Tassoni. La birra per Carmelo. E l'acqua semplice e ma sempre verde per Brian. Che cosa devono fare i nostri amici, Alessandro? Oltre a ciò, oltre al voto che potete esprimere sui nostri canali social, Facebook, WhatsApp e quant'altro, dovete condividere il video perché è l'unico modo che abbiamo per farci pubblicità. Allora, io volevo adesso mandare un'altra clip audio che ci hanno portato i nostri amici da Forlì. Allora, questa è chiamata Audio Pesaro, ok? Adesso io la mando subito e ce l'ascoltiamo. Mostrami che sei qui. Che cosa era successo qui? Che cosa diceva? Allora, qui... Tiziana si sta mettendo paura. Ho paura! Io stanotte non dormo! Allora, questo qui è proprio un caso che è successo in un'abitazione privata a Pesaro, dove la nostra una delle nostre sensitive, Ramona, con uno strumento che si chiama Spirit Box, che oggi non ho portato qui ma vi spiegherò cosa fa, ha chiesto di dare un segno a questa presunta entità. Questa voce che poi viene impressa su questo strumento sembra dire: vengo a te poiché voi siate, o perché voi siate, questo non siamo riusciti a decifrarlo bene. E cosa poi più sorprendente è che anche qualcosa di mistico potrebbe esserci. Esatto, perché poi ci è stato detto da un nostro follower che questa frase precisa identica è stata detta in un'apparizione mariana di una Madonna, penso a Medjugorje addirittura. E quando ho sentito questa notizia ero co-conduttore in un'altra trasmissione e mi sono venuti... È sbiancato, immediatamente. Sono rimasto un po'... anche perché è difficile da questo strumento estrapolare una frase intera. Di solito sono mini sillabe, un sì, un no, un nome. E questo invece è proprio... lo strumento si è bloccato ed è... Oh, in questo caso, per esempio, c'è stata una risposta. Avete detto dammi un segno e ha detto una frase che voi forse, ecco, se non aveste avuto questa informazione non potevate decifrare. Ma a volte vi succede che uno dice proprio una cosa e ha una risposta attinente alla domanda che è stata fatta? Sì, sì. Sempre nel castello di Bardi, per esempio, io ho chiesto alle entità che ho chiamato per nome, perché lì c'è la leggenda di Moroello e Soleste, ho chiesto ad entrambi una conferma e come risposta ho avuto un sì femminile e poi una voce che dice sono Moroello. Allora, ma guarda, dai. Ma l'hai portata? Adesso io non so se è questa che mi hai portato. Allora, scusa, ridimmi queste... il castello di Bardi dove sta? In provincia di Parma. Mi sa che ti è venuta la voglia di andarci. No, perché io a Parma sono stata a un castello, però non mi ricordo come si chiama. Okay. Sì, a Pier Prosciutto. Sì, ma no, a queste entità eventualmente, se volessero dare un segno, dai il mio codice IBAN. No, Pietro, perché che farci, che non c'hanno i soldi le entità. Ma che ne sai? Può essere nobili, Beh, sicuramente potrebbero rivelare un tesoro nascosto. Ecco, per esempio, nascosto da centinaia di anni. Giusto del castello di Bardi abbiamo questa clip che mandiamo subito. Si può confermare la leggenda? Capitano Manuel, lei che ancora parla nel castello? No, questo finale non l'ho capito. No, il finale era un montaggio. Ah, era un montaggio. No, il finale è il montaggio nostro di solito che mettiamo alla fine. Beh, non è un film, Tiziana. Ma scusa, fammi capire una cosa. Se queste entità a volte sono persone vissute nell'Ottocento, per esempio. Io le reputo sempre, come dicevo prima, impronte energetiche.
cioè io voglio sapere perché parlano così in italiano normale, cioè nel senso viveva fossero... Bardi come deve no, pagare no, russo ma, no ma all'epoca ma tu pensi che ci cioè questo gli dice dacci un segno della tua presenza, magari all'epoca non è che si parlava proprio così. Allora, diciamo che zia Dante nel 1300 non parlava tanto diversamente. Ora ti spiego, del ti spiego perché le risposte vengono quasi sempre nella stessa lingua. Questo strumento è uno scansionatore di onde radio. È iTranslate, cioè incorporato iTranslate. Allora è un... uno scansionatore di onde radio. Ok, quindi? Quindi viaggia a una velocità altissima, parliamo di 500 millisecondi. Quindi i segnali radio che capta, su soprattutto sui circuiti di AM e FM mixati insieme, in quei 500 millisecondi capta dei segnali da onde radio per formare queste parole. Quindi la parola più, la risposta più comprensibile ovviamente te la deve dare nella tua lingua, ma non è escluso che rispondano in altre lingue. Non è sempre così. Cioè, veramente una specie di traduttore universale, non lo capisco. Non capisco come. Cioè, è un'onda elettromagnetica che tradotta dallo strumento la traduce nella tua lingua. Esatto. Molti la criticano questo strumento che si chiama Spirit Box, perché dice voi prendete i segnali dalle radio, quindi è normale che si sentono delle voci, e questo naturalmente è vero e non c'è nulla da nascondere, però in 500 millisecondi beccare non so 20 DJ che formano una parola, quindi Alessio che una dice frase anche Alessio che dice A, Tiziana che dice I, cioè Alessandro che dice U, Brian che dice T e io che dico O, che forma aiuto, però è una cosa impossibile. C'è Stefano che ci dice l'ultimo audio, quello che abbiamo sentito, pareva un remix da disco, il remix di Moruello. Io ci penserei a farlo, magari diventa la hit dell'estate prossima. Ma magari, così almeno cominciamo a guadagnare qualcosa. Comunque consigliamo sempre a chi ascolta i nostri audio da casa di usare le cuffie. Sì, infatti noi li stiamo sentendo benissimo. Sì, sì. Quindi voi mettetevi le cuffie anche per vedere. Così questa... avete lo stesso effetto sbiancante di Tiziana. Sì. ma scusate, io vi voglio dire solo una cosa. Voi immaginatevi sti matti, no? Anche se sono, diciamo, ma noi siamo 7-8, ok, 7-8 dentro al castello, al buio, con questi strumentopoli, no? Che stanno lì tutti zitti, che camminano. E ogni tanto siete. Ma no, non lo sentono. Non lo sentono. Peggio, non sentono niente, capito? Tiziana, io ho capito. C'hanno il pannolone. Avete il pannolone? No, tutti quanti. No. Tiziana, se tu hai, notato i video, perché tu non noti, ma io noto. Questi vanno al buio nel castello con due o tre donne. Ah, vabbè, sì, è vero. Pure Carucce, allora, pure Carucce. Pure Carucce. Allora, tu capisci il motivo reale. Ora non lo andiamo a chiarire. Ecco, guardate. Scusate, a chi tocca in ingrugna. Immaginate questo. Questa scala, da soli, no? Questa scala. In un castello deserto. Adesso, se non mi ricordo male, vi fermate lungo questa scala perché avete trovato una traccia, un segnale, giusto? Esatto. Vedi, hai capito, là. Zia, guarda là. Ti dico la verità, qui la nostra sensitiva mi aveva messo in guardia e mi ha detto: Carmelo, stai attento a non passare di là, a non andarci. E io ovviamente, appena lei mi ha avvisato, io sono partito subito. E lì, anche lì c'è un messaggio audio che abbiamo captato proprio in questa fase qui. Quindi anche mentre noi parlavamo sentiamo. No, non si può sentire, però potete vedere quello che dice fra un po'. Ok. Perché viene scritto, spero che non sia coperto dal serpentone. Vabbè, comunque forse dice è andate sulle scale. E adesso fa sì che questa sia una coincidenza, per me è molto difficile. Beh sì, è localizzata, è contestualizzata. Esatto. La e dopo abbiamo delle risposte dagli strumenti, quando quella ragazza bionda che vedete sulla destra chiede se è una monaca appartenente a quel monastero, se ha vissuto lì e se è morta lì, e a tutte e due le domande rilevatore degli infrasuoni si muove, il K2 si illumina e il registratore ha beccato quello che doveva beccare. Io faccio sentire adesso un'altra clip, perché questa si chiama File La Spezia, la facciamo sentire e poi la commentate. Questa è una voce inequivocabile. Ecco, scusate. Allora, questa qui è un'altra abitazione privata di una ragazza che ci sta anche seguendo nella diretta oggi, che io avevo promesso che portavo il suo file, che ci ha chiamato per svolgere un'indagine a casa sua, e il materiale che mi ha inviato è questo, e questo è già rallentato e filtrato. Sembra questa voce di bambino che dice mamma dove sei, ed è quasi
Ma scusami un attimo, ma dopo che voi siete andati nelle case private, cioè questi poi campano peggio poi, scusate. Sì, però se l'hanno chiamati, meglio non sapere che qualcosa succedeva. Io consiglio sempre di conviverci tranquillamente, perché in realtà non possono fare paura. E infatti prima Alessio ti stava chiedendo, quando tu sei scappato perché hai avuto paura, ma in realtà che cosa possono fare queste entità? Allora, non possono fare niente. Ci sono dei casi estremi, però che sono veramente raccontato? Estremi, tipo il mio shock a Bardi è veramente ma estremo. Ma il tuo shock non l'ho capito, cioè che vuol dire? Nel castello di Bardi c'è un reparto, c'è una parte del castello che si chiama Case come una volta. E si racconta che all'interno di questa parte del castello ci sia un'entità femminile, un'energia femminile che ce l'ha con gli uomini. Questo l'abbiamo potuto trovare, sì, l'abbiamo potuto provare sia col mio shock, sia quando abbiamo fatto l'evento a Bardi, che c'era un ragazzo completamente scettico che all'inizio diceva no, ma sono tutte cavolate, eccetera. Entrato in questa stanza, a un certo punto io ho detto vabbè ragazzi, restiamo solo noi uomini, visto che la leggenda dice così. Eravamo in quattro, lui si è cominciato a sentire toccare. Alla domanda vuoi che questo ragazzo esca fuori perché dà fastidio, tutti gli strumenti sono impazziti, lui è scappato a gambe levate. Il giorno dopo ha detto che non era più scettico. Ma no, tu hai avuto quindi uno shock. Quindi c'è un'altra che no, ce l'ha con gli uomini oltre Tiziano. Oltre me, infatti, interessante questa cosa. Ma tu hai avuto lo shock in che senso? Che a un certo punto i ragazzi mi hanno detto, io non mi ricordo nulla, che non guardavo tutti loro come se guardassi nel vuoto e ridevo. A un certo punto mi sono messo in una posizione fetale e per 20 minuti sono rimasto così. È il vino quello, e tu non te lo ricordi? E tu non te lo ricordi? No, io non mi ricordo, anche perché mi hanno portato in un'altra parte del castello per farmi stendere e io quel tragitto non me lo ricordo. Non te lo ricordi? No, assolutamente. Ci dice Rossella, i ragazzi della Italian Paranormal Research, al di là degli scetticismi, sono un gruppo di ricercatori davvero seri e professionali. Ti devo dire, Rossella, grazie, Rossella. Che confermo, in effetti io sono ovviamente sono molto curiosa, essendo una mentalità scientifica, sto facendo un sacco di domande, ma perché no, davvero io sono, no, non sono una mentalità scientifica, io scusa, no, sono Tiziano, una scienziata. Sei una mentalità, io parto da prima, cretino. E invece devo dire che io mi aspettavo oggi, ve lo posso dire, adesso siamo amici, ci vogliamo tutti bene, ma aspettavo oggi, dico vabbè, oggi veramente no, due ore di cazzate. Invece vi devo dire la verità, che sta prendendo? Sì, ci voglio andare pure io, perché voglio andare a vedere pure io. Tu sei come San Tommaso. E c'è una domanda veramente c'è interessante. C'è una domanda interessante, infatti la stavo vedendo anch'io. Stefano, quanto considerate conti il potere della suggestione nelle vostre ricerche? Mi spiego meglio. Vado al castello di Bardi, leggo la leggenda di Moroello e Soleste, azione il registratorino, capto un audio ambiente incomprensibile e ci sento dentro Moroello. Ecco, a questa domanda ti rispondo tranquillamente, Stefano, perché noi abbiamo fatto, facendo i conti, quattro indagini nel castello di Bardi, perché siamo andati la prima volta il 18 febbraio, la seconda volta il 22 e il 23 aprile e poi abbiamo fatto un supplemento in questa serata con la gente. Nella prima indagine i risultati sono pressoché vicini allo zero, quindi nessuno, quasi nessuna anomalia. La seconda, così così. Il vero risultato che potrebbe confermare la leggenda di Moroello e Soleste è solo quando sono andato io da solo per 5 giorni e 5 notti. Ma tu 5 giorni e 5 notti, ma dove hai dormito? E c'è un reparto del castello che è adibito dormitorio, quindi per noi gruppi di ricerca. E tu dormivi? Cioè dormivi tranquillamente? Io dormivo tranquillamente perché era giorno quando andavo a dormire, erano le 5 e mezza. Tizia, okay. C'era bionda pure. Ho capito. Quindi può capitare che voi andate a fare un sopralluogo in un posto, non rilevate niente e ci tornate? Non sempre ci torniamo, cioè dipende da... Se il posto diciamo vi ispira, ho capito, sì, si presta. Se non troviamo niente... Okay. Però no, vedo che l'argomento del paranormale prende i nostri ascoltatori, cioè una cosa che comunque... Ma l'obiettivo nostro, quello del gruppo, è far aprire un po' le menti scettiche e comunque farne parlare. Poi
chi ci vuol credere ci crede, chi non ci vuol credere non ci crede. Ma infatti io vi devo dire, avete un approccio, un atteggiamento perfetto, proprio perfetto. Ognuno per non... ha il proprio obiettivo, loro di aprire le menti, io di aprire va bene le cosce. Le gabbie. Tocca ad Alessio, in diretta su Radio Cigliano, 16.07, puntata paranormale con l'Italian Paranormal Research, Carmelo Paparone e Brian Giunchi, di Se Prima Eravamo in Due, con Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi e Tiziana Guida. Tocca a me, iniziamo il secondo giro di canzoni. Questi sono un duo DJ Deep House francesi che operano a Parigi. Hanno rifatto una canzone che era stata fatta da Nick Waterhouse, che era uscita nel 2016, l'hanno riproposta e ripubblicata utilizzando sempre anche Nick Waterhouse per la parte cantata. Noi ce l'ascoltiamo adesso, è uscita da poco, è una canzone che a me mette veramente tantissima allegria perché è veramente bella. E in diretta su Radio Cigliano ascoltiamo Offenbach featuring Nick Waterhouse con questa bellissima canzone che si chiama Cacci. Grandissimo pezzo questo, eh? Questo è un grandissimo, questo è pezzo. Grandissimo pezzo, questo è veramente bello, veramente bello. E la suggestione, ragazzi, la suggestione è... vi è capitato sicuramente di avere gente che pensa di avere entità dentro casa e poi non c'è niente perché sono loro che sono suggestionati, vero? Sì, in particolare ti posso raccontare di un'abitazione, che non dico il luogo perché comunque per motivi di privacy, certo, dove siamo andati, siamo stati un'intera notte, però non appena arrivati nell'abitazione io ho notato qualcosa di strano, a livello anche di olfatto soprattutto. Se lavavano? No, non no, è... no, chiedo! No, non è quello, anzi era profumatissima la casa, era troppo profumata. E comunque standoci tutta la notte ci siamo accorti che questa abitazione aveva dei problemi con i cappotti termici e quindi era piena di muffa, ma proprio piena piena dietro ogni mobile. Questo cosa significa? Che gli abitanti di questa abitazione, soprattutto due su tre che restano lì stando tutto il giorno in casa respirando quella muffa, quell'aria malsana per... è una 24, droga diventa. Esatto, 24 ore su 24 può causare effettivamente nausea, mal di testa o anche allucinazioni in alcuni casi. Perché la gente forse, e questo dico, si sente anche oppressa da queste entità. Sasha fa una domanda: voi che idea vi siete fatti su queste specie di spiriti che restano per così dire intrappolati e non vogliono andarsene, hanno delle faccende in sospeso o altro? Bella ecco, domanda. Questo qui per esempio è 20 un secondi. Po'... è un po' quello che è nato dopo Ghost Whisper per restare sospesi per il compito da terminare. No, non è così. Quello no. È film. Ok. Ok. Stanno lì perché l'energia resta, come hai detto tu. Esatto. Alessandro, devi disannunciare tu. Ah, devo disannunciare io, c'hai ragione. Va bene. Meno male che te l'ho detto. Offenbach featuring Nick Waterhouse, Cacci, hit di successo che stiamo ascoltando da tanto tempo, ma anche allegra, che mette veramente allegria, in diretta su Radio Cigliano, secondo brano portato da Alessio per la sfida musicale. La 1, la mia 1. La tua 1. Allora, okay. Io sempre rimanendo in tema dei Italian Paranormal Research, ho deciso di passare un brano dei Blink 182, brano gruppo statunitense di difficile definire il rock che fanno loro, perché alcuni l'hanno definito punk rock, altri l'hanno definito un rock invece un po' più commerciale, perché loro veramente variano da un genere all'altro. Il brano che io ho selezionato ovviamente è in tema con gli ospiti di oggi e si chiama Aliens Exist, qui su Radio Cigliano, i Blink 182. Ecco, ho messo canzoni belle scoppiettanti, sì. Belle scoppiettanti. Allora, io vi ho detto che il mio telefonetto è paranormal, no? L'hai visto pure tu che è paranormal? Fa? Che fa? Sì, che sì. Cosa fa? Niente. Ho verificato, effettivamente. Si quello si chiama rotto, però si chiama rotto in italiano. È nuovo, si disconnette, alza il volume, abbassa il volume. È rotto. Che è sopra di noi in questo momento. Che c'è sopra di noi? Il disco volante è enorme. Ah. No, io penso più che sia monitorato il telefonetto, però insomma io sempre voglio bene all'ispettore, ispettore tutto bene, tutto a posto, non c'è problema. Ragazzi, da quant'è che fate queste indagini? Allora, insieme da 2 anni. No, ma più che altro un'altra cosa, come vi siete conosciuti? Cioè, voi siete i fondatori dell'Italia Paranormal Research, allora, o c'è qualcun altro? Di fondatore ce n'è uno.
tutti gli altri sono nessuno. E chi è il fondatore? Sono io. Ah ok. No, scherzo. E come hai cooptato le altre persone? Bello, cooptato, vedi, comparo c'è, bene, c'è stata una selezione di persone lunga, almeno 6-7 mesi. Perché tipi colloqui dei golf, cioè nel senso perché bisogna trovare gente che è disposta a sacrificarsi economicamente, sacrifici anche temporali, quindi il nostro weekend si dedica alla ricerca sul paranormale, non andiamo in discoteca, non andiamo a bere, ma è quello che vi piace, ma perché ti piacerebbe andare in discoteca? Beh, io vengo dal mondo delle discoteche, quindi mi piacerebbe tornare, ma preferisco... Lui vendeva ecstasy nei locali, esatto. Ecco. E così ho procurato i soldi per creare il gruppo. E poi niente, ho incontrato queste sei persone meravigliose che mi hanno accompagnato in questo cammino lungo 2 anni fino adesso, e diciamo che abbiamo raggiunto una soglia medio-alta. Carmelo, tu andavi in discoteca, hai detto, e a un certo punto hai iniziato a fare le indagini. Lo scatto intermedio qual è stato? Come ha ti perso sei LSD, ha visto alieni. No, questa passione a me nasce all'età di 16 anni addirittura, quando con un vecchio registratore, con i classici tasti play rec, sono riuscito ad avere una risposta, ad imprimere sul nastro un messaggio, ecco, un messaggio che era per me. Poi dopo 4 anni, purtroppo a spese mie, ho scoperto che era Equitalia, immagino. Molto peggio, molto peggio di Equitalia, molto peggio. Ecco appunto, la cosa che volevo dire io era, a parte, vorrei fare l'ultimo inciso, io volevo mettere mi piace al video perché ho detto oddio, ancora non ho messo mi piace. Qualcuno, io, cioè risulta che io ho messo il cuore, love, che io senti, amo questa trasmissione. Però vi voglio dire che c'è qualcosa di paranormale nel mio telefono. Sasha chiede, vi ricordate la vostra prima indagine? Lo diciamo in onda che mancano 15 secondi, vai. Quindi veramente non riusciamo a farlo. Questo sei tu Alessandro che sì, devi sono io, confermo sì. Confermiamo assolutamente. Sempre in diretta su Radio Cigliano. Sempre a Se Prima Eravamo in Due. Su Facebook ma anche sulla radio. Scaricatevi l'app per iOS e Android. Gli alieni esistono, Aliens Exist. Ci cantano i Blink 182 del 1999. Qual era la domanda che dovevamo Sasha fare? Sasha chiedeva, vi ricordate la vostra prima indagine? Io sì, assolutamente sì. Un'abitazione, una villa privata di Forlì. Di Forlì. Prima indagine col mio gruppo. Con altri gruppi e esperienze precedenti ne ho avute, la prima non, forse non me la ricordo neanche. Però col tuo gruppo in una villa è un'indagine, esatto, che ha avuto un esito positivo o negativo? Sì. Molto positivo. Era una villa storica, una villa nuova, com'era? Era una villa costruita nel 1864 addirittura, e sorge su un vecchio incrocio romano. Dove si racconta che chi passava di lì per pagare le tasse faceva l'incidente perché era l'incrocio. Un fiorino. Se era accompagnato da donne o donne, da compagni, moglie o figlie, purtroppo i romani sappiamo che usi e costumi avevano. Santi, ecco. Usi. Santi usi. Falla finita. I romani dell'epoca, senza no, ma anche oggi. Okay. Sì, infatti. Senti, ma io invece salutiamo, voglio sapere. Fausto Brizzi. Sì. Ci sono altre. Quante altre associazioni ci sono che fanno? Ma voi siete costituiti in un'associazione? No. Sì, sì, sì. Ah, proprio un'associazione. Sì, sì. All'Agenzia delle Entrate l'11 dicembre del 2016 registrato. Ecco, ma ci sono altre, quindi invece altre associazioni come le vostre? Quante allora, ce ne sono? Ci sono tanti gruppi. Ma quelli diciamo. Seri come... Superiamo i 200, quelli seri in Italia forse siamo in 20. In 20. Beh, tanti, Ma all'estero, per esempio, io mi immagino negli Stati Uniti questa cosa invece è più diffusa. Noi è lì che vogliamo arrivare. Ma voi collaborate con gli altri o c'è una rivalità? Noi siamo aperti a tutte le collaborazioni e più che rivalità c'è molta invidia in questo settore. Perché comunque c'è tanto da investire, no? E quindi più attrezzature buone hai, più prove porti a casa e quindi più magari hai gente che ti segue e magari il gruppo che ne ha un po' di meno si incavola e se la prende. Però ma sono noi... tutte cose che hai sulle vostre spalle, cioè nessuno vi finanzia per fare tutto questo. No, è un hobby, Alessio, come ce l'hai tu. No, quindi, io volevo sapere. Pensavo a chi si incazza perché abbiamo un piccolo sponsor per il vestiario, quello sì, ma poi per le 19.000 euro la pubblicità? Di attrezzature. E non gli fate la pubblicità? Lo cioè, sponsor? Fategliela la pubblicità. Facciamo la pubblicità certo, allo sponsor. Vai. Pizza 99, lo ringraziamo sempre. In chi è? Pizza 99. E dove Pizza sta? 99 devi dire dove. Ma no, negato questo. Dove sta?
Forlì. Sì, ma dove? A Forlì? Andatevi a mangiare la pizza, devi dire questo, scusa. Via dei Cioraggi 99. Oh, ok, è pizza a taglio o è pizzeria? Fa la pizza napoletana? Ci mette il basilico nella margherita? Tizia, quanti cazzi, però scusa. Quando verrai a Forlì vedrai. Ok, no? Vabbè, okay. Dobbiamo venire con l'attrezzatura Tiziana, da esterna. Tiziana, tocca a te, pezzo tuo. Allora, aspetta a mandarlo perché questo ovviamente poi... Fammi un segno. Sì, ok. Allora, il mio prossimo brano praticamente ha un testo antropologico. Gli autori, quando l'hanno scritto, volevano suggerire delle parole che diciamo toccano quelle corde particolari nelle donne e riescono a imprimergli quel senso di voglia, diciamo di passione. Si insomma. Chiama Te sbatto al muro il pezzo, no? No, no, no. E quindi ecco, si sono molto impegnati nel testo proprio per dare questo suggerimento agli uomini: volete che una donna sia passionale, che sia conquistata da voi, che sia, ecco, queste sono le parole magiche che dovete dirgli. Posso andare? Puoi andare. 1972, i nuovi angeli, le parole sono Wakadi Wakadu. Questo per me è un pezzo molto paranormale. Sì, io di super solito, paranormale. Di solito qui mi allontano e sì, scappo. No, capisco. Questa è fuga di Alcatraz. Hai la mia solidarietà. Per rispetto vostro resto seduto. Sì. Ditemi il numero della prossima canzone, ragazzi. Ragazzi, voi non capite, i nuovi angeli con questo brano mi stanno dando tocca un, a noi. Sì, deve il numero un della consiglio numero veramente 4. Spassionato. Grazie. Per conquistare le gran donne pezzo. E per farle accendere. Gli dovete dire le due paroline magiche, che sono Wakadi Wakadu. Anche il terzo, secondo me non l'avete mai sentito. Il terzo, no, non lo conosco poco. L'ho sentita. Il quarto, beh, ora a parte omaggio a Chester Bennington, da poco ci ha lasciato, ma insomma, un pezzo eccezionale, cioè un pezzone, come tra l'altro il pezzone il secondo. Alessandro, non ti vedo sia il secondo che il pregno primo di questa canzone che invece dovresti utilizzare, dovresti sperimentare quando stai lì a dire Wakadi Wakadu. Io già scopo poco, gli metto pure Wakadi Wakadu, ho finito proprio. Carmelo e Brian, quanto tempo vi porta via all'interno della settimana proprio, calcolando che avete un lavoro e che quindi dovete lavorare, ma insomma nel vostro tempo libero quanto se ne va? Alessandro, hai un'altra domanda? Non c'è tutto il tempo non che si può dire perché, allora, perché Carmelo è un dipendente, quindi non può dire lo posso dire, non nego che anche mentre lavoro faccio le mie cosine. Quindi salutiamo il datore di lavoro di Carmelo che sarà contento. No, scusate, vi voglio far notare come il mio ex marito ha apprezzato questa citazione, perché è l'unico, infatti, quali erano le due paroline che mi scatenavano la libido. Fate rispondere a Carmelo perché mancano 10 secondi. Comunque finisco di lavorare alle 6:30, rinizio dalle 9 tutte le notti per analizzare, dormo 3 ore a notte. È grande. Vai Tiziana. Wakadi Wakadi Wakadu. Ma questo da dove ti scaturisce? Wakadi, io non lo so, cioè da dove l'hai preso? Era una butade, un'effettezza, ma non l'avete capito? Butade, si mangia. Ma non so perché me l'hai fatta finire prima, forse perché è orrenda? No, perché sotto la potevi continuare a dire tante belle cose, pensavo. Attenzione, altra tutto. Domanda intelligente di Stefano. Perché si decide di avere una passione del genere? Amore di verità? Curiosità? Voglia di avere un argomento di discussione curioso in società? Speranza di monetizzare in qualche modo? Oltre che scettico, non vorrei sembrare polemico, perché non è il mio intento, è che davvero non capisco come venga in mente di fare una roba del genere. No, io ti posso dire, Stefano, che sei forse l'unico che fino adesso ha fatto anzi delle domande ad hoc, quindi non leggo polemica e... Però ti posso rispondere che innanzitutto non si decide di avere una passione del genere, ma nasce, punto, e basta. Amore di verità sì, perché secondo me tutti i 7 miliardi di persone che siamo sulla Terra, tutti noi ci chiediamo cosa succede quando è il nostro momento di andare via. E curiosità, ovvio, tanta. Voglia di avere un argomento di discussione, sì, l'abbiamo detto prima, vogliamo che questo argomento incominci a crescere in Italia, come è cresciuto in America e in Inghilterra, dove questo è un lavoro, è veramente un è un lavoro in un America, infatti lavoro. Questo mi ti stavo chiedendo, negli Stati Uniti negli Stati è Uniti diffusissimo. E in Inghilterra è un lavoro, ci sono trasmissioni TV a non finire, radio a non finire, e
noi non vogliamo monetizzare nulla, perché al momento, allo stato attuale, in Italia non si può fare. E quindi niente, è una passione che nasce però così. Ci sono state una serie di trasmissioni, io mi ricordo, al di là di Mistero su Italia 1, mi ricordo c'era una trasmissione proprio su Sky da faceva, esatto, no? Che August Hunters, August Adventure. No, no, come si chiama Alessio? Tra l'altro Federica la conduceva Federica Gentile. Mi ricordo per niente. Ma nostra... c'era Paranormale in mezzo, sì, nel titolo? Sì, sì, no, la trasmissione italiana, Fantasmi o qualcosa del genere. Fantasmi e presenze o una cosa del genere. Sì, sì, ma ci provano, mercoledì ho proprio un incontro con la TV, non so se lo posso dire. Beh, sì, sì, puoi dire qualsiasi cosa, sì, ti ho detto, avevo il Fight Club. Un incontro con un esponente di La 7 Gold, Nuova Rete, per creare un format nuovo, piccolo, il nostro piccolo, che poi potremmo diffondere sulla rete, giusto per parlarne, senza andare a fare sceneggiati alla Mistero, eccetera, ma facendo vedere le nostre immagini o anche quelle di gruppi che vogliono partecipare. O se ti serve uno che ti fa il fantasma, io vengo bene come fantasma, cioè, lo faccio bene, sono bravo. Sei trasparente, Alessandro, assolutamente trasparente. Tocca la vostra canzone, chi la presenta? Brian la presento io, è una canzone che secondo me non ha bisogno di troppe parole, geniale, e quindi In the End di Linkin Park. Questo è un pezzo, facciamo un doveroso omaggio a Chester Bennington che ci ha recentemente lasciato. Questo secondo me è uno dei capolavori di questa band, che ne ha fatti tanti altri. Ricordo Linkin Park, In the End su Radio Cigliano. Ma io però, ragazzi, vi posso dire una cosa, io non leggo neanche con gli occhiali. Dov'è che sta l'intro, Ale? Indica la del solito posto, dove c'è altro ora? No, quando non inizia c'è altro. Mi sa che devo cambiare gli occhiali. Possibile? Mi sembra, te ricordi la cosa di Lillo e Craig, no? Quella cioè? Là. Ciao, come stai? E quello fa. Ah, benissimo! Meravigliosamente, la mia vita è meravigliosa, ho un lavoro meraviglioso, guadagno un sacco di soldi, pieno di donne. E lui fa, non te vedo bene. Dice, no, beh, in realtà sì, non. Cioè, il lavoro va benino, qua e là, su, non te vedo. No, la vita è una merda, è quella su e giù, si allontana e quello chiama, no? Lo dice, senta dottore, chiama l'oculista, dice, ho un problema con occhiali che non riesco. Ecco così, quindi... per me è uguale. Comunque io non sono d'accordo con Stefano, dice, perché si decide di avere una passione del genere? Ah, ma che cacchio di domanda è? Cioè, le passioni... Vabbè, perché uno vuole saperlo. Ma le passioni... Pensa, c'è una donna in questo mondo, su questa terra, che si è appassionata ad Alessandro Bianconi, cioè voglio dire, ma che domande sono? E che no. Paranormale, direi. No. Io magari mi incuriosisco più a uno che si appassiona agli origami, cioè voglio dire, no? Non lo so, non ci trovo proprio niente di strano. Uno ma pensava che ai bonsai. Si appassiona. C'è un attore, c'è una serie TV dove si fanno sempre gli origami, che Prison Break. Ecco, appunto. Sì, cioè, voglio dire, no? Trovo molto più strane altre passioni. Chi si appassiona al calcio, cioè le trovo molto più strane di queste. Ah, che quella mo... anch'io, per esempio. Siana, per favore, non... di che squadra sei tu? Inter. Vabbè. Siamo gemellati. In diretta su Radio Cigliano, 16:25. Se prima eravamo in due, Alessio, sì, Cigliano, Alessandro Bianconi, sì, e Tiziana Guida. Interudinese, no, non mi fanno fare il claim. Scusa, Alessandro. Intanto che loro parlano, voi condividete sulla vostra pagina Facebook questo video. Vi ricordo qual è la sfida di oggi e qual è la vostra bevanda preferita fra Coca-Cola, che ha scelto Alessio, vino, che ha scelto Alessandro, Cedrata Tassoni, la scelta Tiziana, birra, la scelta Carmelo, acqua, la scelta Brian. 3287948796 è il WhatsApp per essere super social con noi. Mandateci i vostri controselfie, noi vi manderemo il selfie di Cannellone ha segnato, che cioè, produrremo fra poco. Kevin Lasagna, io non lo sopporto questo mi parla di calcio, io odio il calcio. No, vi volevo dire, ragazzi, che lì c'è il numero di WhatsApp sovraimpresso. Guarda, eccolo qua, lo vedete? Eccolo qua, sovraimpresso. Siamo in carenza dei vostri selfie. Non necessariamente dovete riprendervi voi, magari. Intanto, se siete brutti, eccetera. Però, WhatsApp, fate una foto, mandateci qualcosa. È vero, su WhatsApp ho un voto per l'acqua di Brian. Quindi segniamo il voto per Brian. Per l'acqua, quindi voglio dire. Era un alieno. 10 secondi. Era un alieno quello che ha votato. 10 secondi. Brian, devi disannunciare fra 7 secondi, appena vedi il microfono rosso, sempre in diretta su Radio Cigliano.
una canzone che dà sempre una gran carica come la prima volta. In the End, Linkin Park. È vero, veramente bellissima. Grandissimo pezzo, in diretta su Radio Cigliano. E adesso io vi do il tempo di riposarvi un attimo. Abbiamo qualche minuto che spenderemo con l'Ars Amatoria di Ovidio, la rubrica che è interna, se prima eravamo in due, curata da Andrea Checchi. La puntata di oggi si chiama Promesse e Giuramenti. Che potrebbe essere anche intitolata Una baracca di cazzate. È vero, è uguale. Che cosa ci dice Ovidio? Una cosa che non è assolutamente pensabile al giorno d'oggi. Ascolta Alessandro e poi commenta. Sì. Le promesse sono una calamita per le donne. Mai temere di promettere anche il falso. D'altronde anche Giove mentiva a Giunone ogni tanto. E poi, scusate, ma se le donne sono le prime a usare i trucchetti, bisogna ripagarle con la stessa moneta. Io quindi avevo ragione io, basta che dici una cazzata, vabbè. L'Ars Amatoria di Ovidio in diretta su Radio Cigliano, sempre a cura di Andrea Checchi. L'unico fare uomo. Conquiste nell'antica Roma? Il romano medio non pensava certo ad estendere l'impero. Ecco i più bei consigli d'amore per lui e per lei dall'Ars Amatoria di Ovidio. Andrea Checchi su Radio Cigliano. Promesse e giuramenti. Non aver paura a promettere. Le promesse sono una calamita per le ragazze. E alla promessa aggiungici a testimoni tutti gli dèi che vuoi. Giove dall'alto guarda con un sorriso ai falsi giuramenti degli amanti e chiede a Eolo di disperderli vani nel vento. Anche lui aveva l'abitudine di mentire a Giunone, giurando sullo Stige. Quindi ora tu hai l'approvazione del suo esempio. È un bene l'esistenza degli dèi, e visto che è un bene, crediamoci alla loro esistenza, gettiamo per loro, sul fuoco di antichi braceri, incenso e vino. Perché lo stato in cui si trovano non è quello di chi vive in una quiete priva di preoccupazioni e simile ad un sonno profondo. Conducete una vita irreprensibile e gli dèi sono con voi. Restituite quanto vi viene affidato in deposito, osservate la devozione, le sue ferree regole, tenetevi lontano dalla frode e le vostre mani non commettano omicidio. Scherzate, se avete cervello, solo con le ragazze e non sarete puniti. Questo è l'unico caso in cui la lealtà è meno onesta della frode. Inganno a chi inganna. La maggioranza di loro fa parte di una razza senza scrupoli e quindi cadano nella trappola che loro hanno teso. Perché non c'è legge più giusta di questa. Muoia dei suoi stessi stratagemmi chi vuol procurare la morte. Perciò, posto che se giura il falso la donna si merita di essere ingannata con falsi giuramenti, si dolga quando le tocca di aver dato l'esempio. E questo è un insegnamento che possiamo trarre. La donna a volte dice il falso, se lo dice se ne dolga, vero Tiziana? Sì, soprattutto quelle che dopo essere stato con Alessandro gli dicono che gli è piaciuto. Sì, sì. Mentono sapendo di mentine. Sono state arrestate per falsa testimonianza addirittura alcune, insomma, è chiara la cosa. Ringraziamo Andrea Checchi per questa clip dell'Ars Amatoria. Ricordiamo, è una rubrica interna a Se prima eravamo in due, va in onda tutte le settimane e scopriamo sempre di più quanto 2000 anni fa Ovidio facesse una fotografia a quello che succedeva nella conquista degli uomini e delle donne dell'epoca, e non è cambiato niente. Assolutamente attualissima, perché l'amore è sempre lo stesso, mica è evoluto. Sì, vabbè, come no? Come no, l'amore non è evoluto. Che cosa mi vuoi dire? L'amore omosessuale c'era già all'epoca. Ma no, l'amore nel senso che oggi ci stanno San Valentino, sì. All'epoca non c'era. In un certo senso è evoluto, perché prima era nascosto, adesso non lo è più. Quindi è sempre quando era nascosto? Prima era nascosto. Ai tempi dell'antica Roma, dell'antica Grecia. Vabbè, ma prima no, un periodo di... intermedio. Ragazzi, il torrone è veramente una delle poche cose per cui sono contenta. C'è qualcuno che Natale. Ci osserva. Attenzione, c'è qualcuno che ci osserva. È Calzetta che ci sta osservando. Grazie bella. Silvia per il tuo controselfie. Sempre al 328-7948-796. E vi manderemo tra un po'. Adesso lo produrremo il controselfie, il nostro selfie di giornata. Tocca a te.
Alessio, però scusate, ma Donato giustamente pronto. Intanto lei aveva messo cosa da vicino. Donato giustamente dice che devo fare un programma con i consigli d'amore. Io l'ho sempre detto questo, perché farei veramente svoltare un sacco di donne, ma soprattutto un sacco di uomini. Ecco, io c'ho i consigli soprattutto per gli uomini più che per le donne. Sì, sì. Vabbè. Veramente, Tiziana, sì. Fai consigli d'amore, è veramente come famo fa Luca Giurato un programma di dizione. Cioè, è uguale. Gli avevamo insegnato la dizione. Torniamo nella tensione musicale. Vi porto nel 2012, quando dall'LP Backup Lorenzo 1987-2012. Appunto, Lorenzo Cherubini Jovanotti se ne usciva con questo brano che non è secondo me è veramente niente male. In diretta su Radio Cigliano alle 16:31 abbiamo Lorenzo Jovanotti con la sua bella e anche un po' inquietante tensione evolutiva. Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti. Francesco ci chiede: siamo in diretta? Sì, Francesco, sei nato da Albany, New York. Siamo in diretta. Evviva! Ti salutiamo. Ciao, ciao Francesco, ciao. Ci state seguendo anche dalla Svizzera, da New York. Bello che oltrepassiamo un po' come delle entità sovrannaturali tutti i confini nazionali. Senti, hai messo il voto di Maurilia per me? Sì, Tiziana. Quindi non è possibile, secondo voi, che un'entità possa spostarsi e viaggiare? Di solito è stanziale. Secondo noi sì, cioè dalle prove che noi abbiamo raccolto è così. Ma gli altri per esempio la pensano come voi? Cioè se siete tutti più o meno orientati oppure c'è chi fa altre teorie? Il nostro gruppo è bello anche perché siamo in sette e tutte e sette la pensiamo... No, dico gli altri gruppi. Ah, gli altri gruppi... Senti, ognuno questo dice strumento che si vede qui, questo col display rosso, esatto. Che cosa indica? Questo è un'evoluzione... di questo è un più moderno, insomma. Sì, è più moderno e molto più preciso. Quello che hai tu alle lucine, questo ha un display che vedi un display subito, che ti dà la misura e rileva anche i cambi di temperatura lì. La misura di che? Perché non fraintendiamo, cioè, no, senti, nel video che ho visto che state passando, a un certo punto c'era della gente che stava davanti a una porta ed è successo qualcosa all'interno di questa porta, o sbaglio? Hai ragione. Qualcosa del genere. Abbiamo richiesto un segno e dall'interno è come se qualcuno avesse dato una botta sulla porta. Poi lì ci siamo divisi, due sono andate all'interno. Guardate l'immagine, all'interno di questa nicchia tonda c'è un'immagine, in effetti. È come se qualcuno si affacciasse per vedere. Per far chiarezza, in quel punto lì, in quella nicchia, sarebbe dovuto essere tutto scuro come la parte sinistra. Sì. Questo ovviamente non l'avete visto all'istante, l'avete visto tornando a casa. Esatto. L'avete visto quando avete potuto elaborare il video. Non è un po' strana sta cosa? Cioè, voi sul momento non riuscite a capire che cosa sta succedendo? Beh, a parte i rumori, no. Quelli fisici proprio, sì. Come dici tu, se si sposta una cosa... Esatto, ho le risposte e di... E quando si sposta una cosa, quella mela che si è spostata, il sasso che è caduto, sicuramente, o scappi a gambe levate. Beh, lì... A che cosa è dato questo spostamento? Da che cosa è dato? Quel materiale lì è ancora sotto analisi, perché veramente non riusciamo a capire come sia potuto accadere, anche perché era un supplemento di indagine fatto per un evento. Quindi sicuramente non ci aspettavamo quello che è successo quella sera, perché quando si è in tanti, troppi, di solito le manifestazioni sono minime o quasi nulle. Troppe energie scombussano una volta un po'. Perché le vostre energie si mescolano anche a quelle, esatto, che sono presenti. Assolutamente sì. Sasha chiede se vi siete mai interfacciati con colleghi di altri paesi per un'indagine più grande o per cose del genere. Siamo in fase di progettazione di un'indagine in Inghilterra e una in Francia con due gruppi europei, inglesi e francesi, e un altro gruppo americano invece ci ha chiesto la possibilità di venire in Italia a fare un'indagine insieme a noi in una location italiana. Ah, che bello, bello, bello. Io devo disannunciare, Alessandro, mi dici il tuo brano? Il 4, ma prima disannuncio perché siamo arrivati. Tensione evolutiva, Jovanotti, tratto da Backup Lorenzo 1998-2016. Questo è il terzo brano, number 3, presentato da Alessio oggi in diretta su Radio Cigliano. Ricordiamo anche la sfida di gusti e di tendenze. Qual è la vostra bevanda preferita fra Coca-Cola, vino, Cedrata Tassoni, birra, acqua? Votate sulla chat di Facebook, votate al 328-7948-796, dove ringrazio Alessandro che dice che ci ascolta con piacere. Evviva! Allora, tocca a me. Io voglio rimanere in tema, quindi ho passato altre forme di vita dei Blue Vertigo, Aliens Exists dei Blink 182, ed ora passiamo a uno dei miei cantanti cult della mia background musicale,
Lui è ovviamente il grandissimo Jason Kay con i suoi Jamiroquai, e questa, per rimanere in tema, sicuramente la conoscerete tutti, è uno dei suoi brani cult. Su Radio Cigliano, in diretta per voi, Jamiroquai, e questa che sentite sottofondo si chiama Cosmic Girl. Oh, bel movimento. Che cosa ci siamo dimenticati di fare? Il riepilogo. Vabbè, ma lo dai. Faremo prima del brano di Carmelo e Brian, quando saremo arrivati al terzo brano, in maniera che potrete iniziare a gustarvi le canzoni, a ricordarvi, anche se siete sempre all'ascolto, le canzoni che abbiamo messo, e votare. Io vorrei parlare di un'altra cosa, che a me è un'altra che ha sempre affascinato. No, quella ormai l'ho dimenticata da tempo, non mi parlare di questa anziana che non sono esperto. Di un'altra cosa che mi ha sempre affascinato sotto un profilo di scetticismo, io l'ho detto inizialmente, che sono i sensitivi. Ecco. Oh, questo è un argomento anche che credo abbia un grosso riscontro. E su questo ti rispondo proprio tranquillo, perché proprio 2 anni fa ho fondato questo gruppo sul principio del doppio riscontro, perché anche a me, nonostante io credo al 1000% nell'attività dei sensitivi, non di tutti, ma di quelli che reputo tali, ovvio che io alla gente non posso portare solo sensazioni e chiacchiere, perché altrimenti sarebbe... C'è il mago Telma, esatto. Se no sarebbe il mago Telma. Esatto. Quindi in un'indagine che dura 6-8 ore, le sensitive hanno miliardi di percezioni, sensazioni, e ovviamente in video non le possiamo mettere tutte, perché altrimenti il video durerebbe 8 ore e non lo guarderebbe nessuno. Però quelle sensazioni o percezioni che poi vengono effettivamente confermate dalle attrezzature, noi le mandiamo in video, e solo così possiamo dare anche a loro più credibilità, e quindi facendo salire il loro ego anche, in un certo senso, e provando... Ma le sensitive, come si spiegano queste loro capacità? Cioè, se ne danno una spiegazione... Allora, c'è anche una spiegazione semiscientifica, se vogliamo. Nella nostra ghiandola pineale noi abbiamo una quantità di quarzo. Ghiandola che? Pineale. E dove sta? Qui. No, Tiziano non ce l'ha. Non dire, è inutile che tocchi. Va bene, quindi? Il quarzo, la scienza ci dice... Ti posso aprire io la bottiglia prima che... No, tu me la dovresti aprire, perché sei l'uomo, no? E l'uomo notoriamente, ecco, vedi... Perché io, se sto a spettacolo, no, zammamero. Avevo paura che mi succedesse qualcosa. Ah, ai tuoi strumenti. Esatto. Era per gentilezza e galanteria. No, questo tengo a specificarlo. Quindi, vai avanti. Eravamo rimasti al... Se si spiegano a questa stesse... ghiandola perineale, che quindi... No, pineale, non perineale. Perimetrale, diziamo. Esatto. Nella ghiandola pineale abbiamo una dose di quarzo. Tutti noi ce l'abbiamo. C'è chi ce l'ha più sviluppata. E quindi il quarzo ci spiega la scienza che è un ricevitore e conduttore di elettromagnetismo. È un sercio. Il quarzo è un sercio, lo dico io. Ho studiato per anni per di sta cosa, no? Che significa? Un sercio. Dai, non sai che sercio vuol dire sasso? Non sono di Roma. Sono siciliano, vivo per lì. Un attimo solo, continuiamo in onda. Jason Kay, Jamiroquai, Cosmic Girl. Dico sempre, probabilmente è l'artista che dal vivo si esprime meglio. Io ho avuto modo di assistere a un concerto di Jamiroquai, purtroppo ad uno solo, e devo dire che è stato un concerto assolutamente memorabile, perché è un artista che dal vivo rende molto di più che su vinile. Stavamo parlando della ghiandola pineale. Dove è contenuta quindi una dose di quarzo, che è un ricettore, un conduttore di campi di elettromagnetico. Quindi il sensitivo, avendolo più sviluppato, percepisce quello che poi alla fine percepiscono anche le attrezzature, avendo dei software ad hoc. Questo si può riscontrare proprio fisicamente con un'indagine su questa ghiandola, o non è possibile? Penso che in un laboratorio
Si possa fare. Io penso che Alessandro ce l'abbia perianale questa ghiandola. Sì, sì, no, è nota la cosa. Allora, no. Questo che vedete in sovrimpressione è la pagina web dell'Italian Paranormal Research, la vostra pagina, scusate, la vostra pagina Facebook. Perché no, la pagina avete web, la foto da boy band? Cioè, sembra dei cosi Backstreet Boys. Poi è vero. Perché allora, fa scena, no? Voi su questa pagina potete trovare informazioni per la pagina che è messa a disposizione su Facebook dal gruppo per dare tutte le informazioni sulle loro indagini e su tutto quello che stanno facendo. Colgo l'occasione per farvi vedere la pagina di Radio Cigliano. Si vive di like, quindi anche sulla pagina Italian Paranormal Research, ma anche sulla pagina Radio Cigliano di Facebook, mettete un like, come dovete mettere un like se vi piace a questo video, e condividerlo sulla vostra pagina Facebook. Questa è la pagina web di Radio Cigliano, www.radio.cigliano.org. Trovate il palinsesto, l'ascolta live, dove potete ad esempio ascoltare questa diretta, ma anche la rotazione e le repliche e i podcast, quando volete, qualsiasi trasmissione effettuata in diretta è lì in differita. E poi qui c'è la pagina YouTube di Radio Cigliano. Questo video che state vedendo lo trovate lì in alta definizione, alla fine della trasmissione, il tempo di caricarlo, e sarà lì in perpetuo. E poi fai vedere anche la pagina YouPorn, cortesemente, di Radio Cigliano, perché non vorrei che gli amici se qualcuno è interessato. Quanto sei spiritoso. Vero. Senti, io volevo fare un'altra domanda ai ragazzi, perché ora mi sto intrippando con questa cosa. Mi sa che a Benevento ci viene anche lui. Sì, può essere. Allora... esiste qualche fenomeno, oltre a quelli che ci avete raccontato, che avete vissuto personalmente, diciamo qualche fenomeno particolarmente famoso a cui non si è riusciti a dare una spiegazione in termini pseudoscientifici, o dal top degli scettici non sono riusciti a dare la spiegazione a qualche fenomeno provato e documentato? Guarda, quello che mi ha staccato il microfono. Quale? La cuffia. Ecco, okay. Ci senti? No, ok, sì, sì. Adesso sì. Questo è un fenomeno paranormale. Sì, sì, questo sì, è paranormale. Sì. Io sono molto paranormale. No, lei è subnormale, vabbè, ma comunque andiamo avanti. Il caso più eclatante che in Italia mi ricordo, sì, è la registrazione di azzurrina fatta dal laboratorio di Bologna, nel castello di Montebello, dove effettivamente questa voce femminile, accompagnato da una fotografia all'ultravioletto come le nostre, raffigura una bambina e una voce di bambina che sembra rispecchiare quello che è la leggenda poi della bambina. E nessuno è riuscito a spiegarla questa, se non con il paranormale, insomma. Esatto, sì, perché quel castello chiuso per 5 giorni, dove dentro non poteva veramente entrare nessuno, tutti i cancelli erano sbarrati, veramente c'era polizia, carabinieri, cioè era veramente chiuso a tutti, sigillato, esatto, quindi non ci può essere altra spiegazione che quell'evento lì. In quei 5 giorni sono stati anche monitorati di notte dalle forze dell'ordine, nel senso nessuno poteva proprio avvicinarsi al castello, sai, magari qualcuno che vuole arrivare a fare uno scherzo, e non esistevano i droni ai tempi. E lo trovo su internet questo? Sì, video? Sì. Azzurrina. Castello di Montebello. E insomma, andiamo a vedere. Queste sono indagini che si possono fare su YouTube. Immagino ci siano le registrazioni tante... le ha fatte il laboratorio di Bologna, quindi non un gruppo di ghost hunter o cacciatori di fantasma, o proprio un laboratorio scientifico che collabora, penso, anche con i RIS di Parma per le loro analisi. Quindi stiamo parlando, ecco, di scienza vera e propria. E siamo in diretta su Radio Cigliano, una puntata tecnico. Un po' paranormale, sì, un po' paranormale. Tiziana, tocca a te. A me? Stai pure te a fare. No, sta sempre mandando il selfie al commercialista. No, lei, vabbè, sì, appunto, un po' proprio... vabbè, dai. Continuo dopo. Allora, sentite questo. Il mio prossimo brano è praticamente un brano di uno dei miei musical preferiti in assoluto, che adesso tra l'altro vi ballerò anche, cioè vi insegnerò anche a farlo. Parla, la danza del ventre. Ricordiamo uno dei musical che non è Cats, come potete pensare, che vi stavo dicendo, mi ha fatto parlare e parla del tempo distorto, quindi ho pensato che comunque, ecco, qualcosa di paranormale c'è in questo brano. Ok,
vi porto nel 1973, interpretato da Patricia Quinn e Richard O'Brien. E anche Little Neil. Little Nell. Appunto, che non entrava però nella colonna. E lo lancio. Time Warp. Un'altra domanda, perché mo mi avete fatto intrippare, mo mi avete rotto il cazzo. Ma di solito funziona così: più incominci a parlarne, più ti interessa. Ma scusate, però non credo che c'entri molto con il vostro tipo di lavoro. A me un'altra cosa che ha sempre affascinato sono gli universi paralleli / i viaggi nel tempo. Non so se è un argomento di cui voi avete mai trattato o rientra nel vostro core business, come lo possiamo chiamare. Diciamo che al mondo del paranormale ci sono tanti altri piccoli mondi che sono tutti un po' correlati col paranormale, quindi anche questi che tu hai nominato sono mondi che potrebbero interessarci, anche se non approfondiamo l'argomento, però l'abbiamo dovuto comunque studiare in qualche modo, a approfondire. Perché sul viaggio del tempo ci sono anche degli studi veramente scientifici, cioè la fisica quantistica studia esattamente questo, cioè la possibilità di trasferire, perché io il mio sogno, che io non vivrò, ma forse qualcuno vivrà, il teletrasporto. Considerando che comunque questi fenomeni paranormali che noi andiamo a ricercare e che succedono nel nostro spazio-tempo, quindi è un fattore che si sta... È un fattore che si sta creando in questa dimensione qui, quindi in ogni caso è tutto collegato, che parliamo di impronte energetiche, che parliamo di alieni, che parliamo di universi paralleli, energie, elettromagnetismo, tutto gira intorno a un principio, sono tanti tasselli, no? È tutto ignoto. E noi con le nostre ricerche magari cerchiamo di trovare quelle piccole informazioni in più, anche da tutti i punti di vista, che si tratti di fisica quantistica, certo, che si tratti di paranormale, e trovare quei punti denominatori comune per cominciare a creare un punto, diciamo, un po' più preciso di tutto quello che sta dietro. Ma è un lavorone grande. Immagino. Per gli universi paralleli o le dimensioni parallele, io ti faccio io una domanda a te. Dimmi. Per te il déjà vu che spiegazione ha? La spiegazione che so io è che è uno scatto del cervello, sì, che ti fa avere un ritardo in un'acquisizione dell'immagine. Questa è la spiegazione scientifica del déjà vu. Quindi la scienza diventa fantascienza in questo caso. Sì, come se ci fosse una specie di distorsione del cervello in quel momento. E se invece fosse una distorsione del tempo? Potrebbe essere, certo. O in realtà c'è un universo parallelo, una dimensione parallela dove tu inconsciamente ricordi una cosa che hai fatto dall'altra parte, perché essendo fatti di energia magari abbiamo la stessa energia sia di qua che di là, e siamo in quel momento, in quel luogo, ci sovrapponiamo. Perdonami. Time Warp, Patricia O'Neill, Patricia Quinn, Richard O'Brien e Little Nell. No, ma mi preoccupa se ci sono universi paralleli, perché quindi ci potrebbe essere un'altra Tiziana. Stavamo parlando degli universi paralleli, certo, nei fuori onda. Questo mi preoccupa. Pensa che meraviglia, per cercare pensa di spiegare meraviglia. Il déjà vu, il fenomeno del déjà vu, quando ti sembra di aver visto una cosa, di qua essere dice, già dice stato Rossella in una situazione. Che Tesla, già Nikola Tesla, c'era arrivato ad inventare una sorta di macchina del tempo. Beh, stiamo parlando di... Ma io ti dirò di più, secondo me c'è già la macchina del tempo. Ma quindi è tutto un complotto, veramente? No, la macchina del tempo è l'oro, non l'orologio. No, molti esperimenti di Tesla, purtroppo non sappiamo effettivamente cosa lui abbia portato a termine, anche perché anche il governo si mise in mezzo un po' ai suoi esperimenti. E ultimamente stanno nascendo molte ricerche in merito a quelle sue ricerche che lui fece in quei tempi, e addirittura si ritiene che Tesla fu anche uno dei primi che indirettamente, senza volerlo, cominciò a recepire le prime voci elettroniche con i suoi strumenti.
quindi diciamo uno dei precursori degli EVP sì. attuali. Quindi tutto. Guarda, io mi potrei sbilanciare, ma vorrei che Radio Cigliano continuasse ad andare in onda per molti anni ancora. Speriamo. Quindi non mi sbilancio più di tanto, perché quanto ho detto, regola del Fight Club. Abbiamo avuto l'onore, il piacere e poi il dispiacere di essere venuti a contatto con degli enti paragovernativi. Paragovernativi. Non è paraculi, Tiziana, è un'altra cosa. Esistono quindi? Esistono, come esistono i servizi segreti, che non sono più segreti perché ormai sappiamo che esistono. Esistono anche dei gruppi di ricerca come il nostro, ovviamente molto più evoluto, con mezzi molto più tecnologici ed evoluti, e che prendono anche una barca di soldi, a quanto abbiamo visto. Ah sì? Da chi? È da te e da me che paghiamo. Non ci voglio credere. No, Tiziana va tutta a nero. Non dire questa cosa. Tiziana è noto che è anni che come faccio, cretino, nero, che lavoro solo con gli enti pubblici. Vabbè. Allora, intanto, ragazzi, qual è il prossimo vostro brano? Questo che numero? 3. La numero 3, perfetto. Finite e poi facciamo il riepilogo. Quindi, niente. Vuol dire che i governi stanno attuando delle ricerche anche come la nostra. Questi enti, un ente. Ovviamente a livello molto più alto, si è tra virgolette messo in mezzo a noi per osservarci, perché ci hanno detto che stavamo dicendo un po' troppe verità. Poi di che cosa stavamo parlando, se dei fantasmi o degli universi o della somiglianza con Vin Diesel, non lo sappiamo. Certo, allora facciamo ci chiede Lisa, poi risponderemo a Lisa alla sua domanda. Intanto facciamo il riepilogation. Intanto vi ricordiamo anche qual è la sfida di gusti e di tendenze, qual è la vostra bevanda preferita: Coca-Cola per Alessio, vino per Alessandro, cedrata Tassoni per Tiziana, birra per Carmelo e acqua per Brian. Votate. E intanto riepilogo dei brani che abbiamo passato finora. Alessio ha passato a Maxwell e Ingrosso con More Than You Know, Offenbach featuring Nick Warehouse con Cacci e Giovanotti con Tensione Evolutiva. Alessandro ha passato Altre Forme di Vita dei Blue Vertigo, Aliens Exist dei Blink 182 e Cosmic Girl di Jamiroquai. Tiziana ha passato Cathedral di Crosby, Stills & Nash e Wakadi Wakadoo dei Nuovi Angeli e il Time Warp di Patricia Quinn, Richard O'Brien e Little Nell. E noi invece abbiamo passato The Sound of Silent dei Disturbed e In the End dei Linkin Park. E adesso una canzone che a me sta molto a cuore, che è la colonna sonora di un film che mi ha fatto piangere, quindi mi ha emozionato in qualche modo, ed è Vacanze di Natale. No. Una canzone di Hilary Duff. E ce la sentiamo, iniziamo a sentirla in sottofondo. Bellissimo pezzo, me l'avete fatto scoprire voi perché non lo conoscevo. Vuoi dire anche il titolo? Watching Over Me. Bene. Siamo lunghi, sì. Siamo un po' lunghi, sì, dobbiamo stringere un pochino. Che poi comunque è anche a tema anche questo pezzo, perché parla di un fratello morto della cantante, eccetera, eccetera. Sì, in effetti poi voi ci avete sempre da fare coi morti, però non è una cosa simpatica, no? No, beh, pure i becchini, però. Ho capito. Allora, Lisa ci chiede: i becchini ci guadagnano una cifra di soldi. Avete fatto qualche indagine in provincia di Pisa? No, in provincia di Pisa no, ma ci è arrivata una richiesta dalla torre. Che pende, vuole capire perché. C'è stata fatta una richiesta a breve da Pistoia e la stiamo valutando e vedremo se andarci oppure no. Ecco. Insomma, anche parecchio lavoro di redazione, voi, diciamo. Vanno anche gli altri, quindi, ma gli altri sono attivi. Da chi è chiamato? Sì, no, voglio dire, gli altri sono attivi come voi, con i video montati su YouTube, cioè anche gli altri sono così. Siete molto professional, questo voglio dire. Diciamo infatti che la distinzione fra un gruppo serio e uno meno serio si vede, che noi quello che facciamo pubblichiamo. Ok, ma ci sono altri gruppi come voi che pubblicano? Sono dei gruppi anche vicini alla nostra zona, per esempio, che fanno quello che facciamo noi, okay, ma non pubblicano nessun video. No, voglio dire, invece ci sono dei gruppi professionali come voi che pubblicano, che fanno divulgazione di questo. Cioè di serie ce n'è abbastanza. Ma più in centro Italia, nord Italia, oppure distribuiti ovunque? Purtroppo il fenomeno è solo al nord, infatti io per farlo sono dovuto andare a 1200 km da casa mia
perché in Sicilia non avrei trovato nessuno e mi avrebbero rinchiuso da qualche parte. Ecco. Perché la domanda di mio padre, appena saputo dai giornali che il figlio era sul giornale, che io facevo queste cose, mi ha chiesto: ma non è ha che chiesto sei l'interdizione nelle... ma non legale. È che sei che ti non detto... è che sei nelle sette certo. sataniche. No, infatti diciamolo ragazzi, da giovane una seduta spiritica l'avrete mai fatta, insomma. Io ho assistito a due sedute spiritiche senza farne, ho visto scoppiare otto vetri contemporaneamente, quindi otto? Sono vetri di otto finestre diverse, distanze diverse. E quindi, vabbè, ma quella è l'energia, non so, gli spiriti. Laura Rabaglioli, infatti, l'energia di chi sta ciao, lì. Laura. È energia, però in quel caso. Guarda, è io se vado al messicano dopo la sera i vetri c'è rischio che gli spacco senza seduta spiritica, però. Non avevo dubbio. Oh, passava lui davanti quella sì, sera. Sì, è possibile che uscivo ma io l'ho fatta le sedute spiritiche. Io l'ho fatta le sedute spiritiche. Beh, bisogna se le fai te scappano gli spiriti, no, è un altro discorso. Alessio, pure tu le hai fatte le sedute spiritiche. Vabbè, da cazzeggiando. Io qui ho un voto per la Coca-Cola, intanto, giusto per essere cioè, in per continuare a dire con la birra. Per ora sì. Ok, vabbè. Chi vota la birra partecipa all'indagine, vediamo. gratis, anzi paga pure il pernottamento. Io posso votare per l'acqua, ma sto bevendo. Ma quando vi chiedono di indagare in un posto lontano da dove abitate e quindi dovete sostenere delle spese, è previsto un rimborso da parte di chi richiede il vostro interessamento? Assolutamente no. Abbiamo detto all'inizio, Stefano, dai, chiamali, sono gratis. Noi abbiamo solo una clausola, fra virgolette, per il rimborso spese. Siccome il nostro intento è pubblicare ciò che facciamo, nel caso in cui ci chiamano ma non vogliono assolutamente che venga pubblicata la nostra indagine, allora richiediamo il rimborso spese esatto, però, nel senso che dopo aver fatto il viaggio, andata e ritorno, facciamo una specie di scansione degli scontrini e delle ricevute e la mandiamo al proprietario. Attenzione Carmelo, devi disannunciare appena diventa rosso il microfono. Hilary Duff con Someone's Watching Over Me. Grandissimo pezzo. Io pure quando ti ripeto, sempre dopo che esco al Tex-Mex, i fantasmi si vedono delle lenzuola che si muovono. Si alza qualche cosa. Sembra un ectoplasma. Allora, io qui ho un audio interessante, secondo me, perché recita risultato audio della prima indagine. Quindi questa dovrebbe essere la prima indagine che avete fatto. Quella che abbiamo detto dalla villa in provincia di Forlì. Tenetevi forte. Ascoltiamolo. C'è qualcuno? Ti dai un segno? Porca puttana. Allora, questo che cos'era, ragazzi? C'è stata una reazione. La risentiamo? La reazione è stata sciocchino. Porca puttana. Allora, questo che cos'era, no, ragazzi? Soprattutto uno spirito che dice orca puttana. No, ma questo credo che fosse, in carne ed ossa. Quello non era uno spirito in carne ed ossa, e lo salutiamo, è Giovanni che faceva parte del primo progetto IPR, perché in realtà quando ho fondato il gruppo eravamo in quattro, di quei quattro sono rimasto solo io, e quindi poi c'è stata un'evoluzione, ecco perché questa qui è la prima vera propria indagine, ma non lo considero la vera prima indagine del gruppo, perché era un posto abbandonato dove poi abbiamo deciso di non farne mai più se non abbiamo le autorizzazioni dei... Ma perché che è successo in questo... Cioè, questo rumore che sembrava un vetro, che cos'era? No, questo era un bel sasso grande. Un sasso grande, sì. che cosa è successo? Si è materializzato? No, è caduto proprio dal sobbalco, che se qualcuno era lì sotto ci restava, ecco. Grande quanto? Fallo vedere la telecamera. Oddio. È grande praticamente. E chi l'ha lanciato? Un chilo di sasso praticamente. Voi siete scappati, esatto. Quindi non sapete se c'era qualcuno. Chiariamo che non stava facendo delle dimensioni, ma stava con il sasso. Era tondo, ovale, diciamo. Se c'era qualcuno su quel soppalco, voi non lo sapete. Di persone? Sì, persona, no, certo. No, non c'è quindi. Come non c'è? Come fai a saperlo? Perché siamo saliti a verificare se... Voi eravate saliti sul soppalco? No, eravamo sotto. Eravate sotto. Sono saliti dopo il sasso siete saliti? Sì, assolutamente sì. Siete saliti su a vedere e non c'era nessuno? No, c'era assolutamente nessuno. Anche perché quello lì è un posto... E torno a chiedere, come cavolo ci stava un sasso là sopra?
Oh, però ti posso dare un consiglio, scusami, ti posso dare un consiglio. Oh, no, ti voglio la dare perla del giorno. Un consiglio da tecnica, no? Da siccome tecnica. I geologi uh-huh. supportano anche le indagini giudiziarie, no? Certo, ok, come certo. fanno? Perché per esempio prendono sotto le scarpe i residui di terra, li analizzano sì, e ti sì. sanno dire più o meno qual era la zona, ok. Allora, che in una casa ci sia un sasso non è una cosa John normale, no? No, voglio questo dire, ma chi è no, che porta i sassi è, dentro non le case? Non è una casa questa. Questa qui è un edificio, un'ex fabbrica abbandonata. Un'ex fabbrica abbandonata, ok. Allora, tu la prima cosa che dovevi fare, dovevi prendere questo sasso per capire, no? E dove lo portavo? A casa? No, no, nel senso lo vedevi alla luce per capire se era un sasso che si trova all'intorno. No, ma nel video si vede, è un sasso che era lì, si vede proprio la parte mancante del soppalco che... Ah, ecco, era sì. un sasso che costituiva un pezzo del pavimento di qualcosa. Ah, ok, ah, no, ok. Non era, non, che è caduto in quel momento, non può essere una casualità, ma può anche essere derivato da... Un'altra cosa che noi facciamo quando si verificano queste cose è controllare dal campo base o dopo l'indagine il sito dei terremoti. Ah, perché ok, certo, se in coincidenza certo, all'orario NGV, certo. abbiamo una piccola scossa non avvertibile, certo. Quindi... E poi anche la canzone "Se sei bello ti tirano le pietre" se potrebbe avere influenza. Esatto. C'è l'ultima clip che avete portato e ve la faccio sentire. Questa recita EVP di Castello di San Nicolò. Allora ascoltiamoci questa clip. C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcuno qui con noi? Questo che cos'era, questo chip che abbiamo sentito? No, sì, era un sì. Sì, era un sì. Sempre non sentito sul momento, no, ma dopo rielaborando. No. Quindi tu fai, c'è qualcuno qui con noi? E aspetti. Aspetti fino anche tre minuti, poi ripeti, c'è qualcuno? Ah, ok, poi sì. dopo quando... Le domande sono continue, quando ci fermiamo... che non siamo in action, quindi che non ci stiamo trasferendo da un posto all'altro. Gli EVP sono continui perché sappiamo che potrebbero scapparci altrimenti alcune risposte, alcuni suoni. E questo è uno di quei classici casi dove Soiri, la nostra addetta all'audio proprio, ha in mano uno strumento che si chiama microfono parabolico e direzionale, dove fa queste domande, il microfono percepisce anche... Ma mentre, scusa, aspetta... Ma guarda che però... c'è anche il seguito dell'audio, no, sì, Gia, che mai visto, mi sei venuto addosso, c'è pure... No, voglio dire, ma lo strumento neanche segnala qualcosa? No. Niente? Quello audio no. 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 Adesso okay. abbiamo ieri acquistato un programma che fa l'analisi spettro in diretta, che collegheremo da ora in poi a un PC... portatile che dobbiamo okay. acquistare per proprio per vedere in diretta quando noi siamo in silenzio okay. se c'è una se c'è un'onda del campo, okay. certo. del campo se c'è acustico. Un'onda solo che è costato l'ira di Dio un bel po' e quindi ci è voluto un po' di tempo In diretta su Radio Cigliano, se prima eravamo in due, oggi con le indagini paranormali dell'Italian Paranormal Research abbiamo Carmelo e Brian qui presenti, ma adesso io, visto che abbiamo parlato di cose che cadono, di presenze e di sassi che potrebbero ma colpire, che cazzo io adesso voglio cambiare un po' argomento e alleggerire un pochino. Questo è un brano tratto da Zerolandia. Che poi ricordiamoci, questo brano è stato all'epoca un brano provocatorissimo. Nel 78 era qualcosa di fuori dal mondo. Fuori dal così. Mondo. Ce l'ascoltiamo. Lui è il grande Renatone, Renato Zero. Siamo tutti sorcini con lui. Pezzo del 1978 in diretta su Radio Cigliano. Alleggeriamo un po' la tensione con Sbattiamoci. Chiede Stefano, siete stati al castello di Fumone in Ciociaria? Ci ho girato un servizio sulla storia del marchesino morto a 3 anni qualche secolo fa, la cui salma imbalsamata della madre è visibile in una teca. Una storia molto figa, ma il più figo di tutti è il marchese che abita oggi il castello e si chiama ha monetizzato il tutto con tanto di costoso biglietto d'ingresso per un'opera architettonica tutto sommato non eccelsa. Allora, ti posso confessare che uno dei miei sogni è andare al castello di Fumone. Ah, lo conosci quindi. Al marchese avrò mandato tipo 100 WhatsApp, non mi ha mai cacato. Il marchese del grillo, lo ricordo. Ma magari c'è il numero di telefono sbagliato, cioè mi pensato. No, l'ho chiamato, mi ha risposto solo una volta perché non sapeva chi ero e poi ti ha bloccato. Non compro niente, grazie. Poi non mi ha risposto più.
abbiamo visto ha detto diverse... io sto bene con Fastweb, ha detto. Abbiamo visto diversi servizi televisivi. Poi il fatto, ragazzi, questo mettetelo bene in testa, ovviamente ci fanno fare queste indagini anche per avere visibilità, però quello che noi cerchiamo sempre di, noi abbiamo un metodo, facciamo il sopralluogo diurno come oggi e poi l'indagine notturna. Questo perché? Per pubblicizzare giustamente chi ci dà la possibilità di fare un'indagine in questi posti, che è una cosa che a noi piace. Se in contropartita chi ha i castelli, chi ha i palazzi, chi ha le case, poi ne crea un circuito di visite guidate a pagamento e si fa i soldi, a noi ci può far piacere, ma non dipende da noi, ecco. Cioè non è una cosa che dobbiamo trovare per forza qualcosa. Come dicevo oggi al responsabile di questo Palazzo Lembo di Baselice in provincia di Benevento, non è detto che troviamo qualcosa, però noi facciamo il sopralluogo diurno perché secondo noi è giusto che si dia visibilità a questi posti, perché sono posti belli da vedere, certo, sono patrimonio dello Stato italiano ed è giusto che siano visibili. Infatti noi non miriamo ai castelli già famosi. A parte Bardi, tutte le altre strutture erano poco conosciute. Senti, visibilità del vostro lavoro. Voi poi producete dei video che mettete su YouTube. Esatto. E questo che stiamo vedendo adesso qui sotto l'ho tirato fuori da YouTube. E visibilità, nel senso rispondenza delle persone che sono interessate a questo fenomeno. Quanta ce n'è? Beh, c'è un buon, secondo me, 33% della popolazione italiana che è appassionata di paranormale. 33? Come fai a dirlo? Un terzo proprio. Un terzo, come fai è a dirlo? Dalle indagini statistiche della nostra agenzia che cura i nostri social. Ah, ecco. E quindi... Sembra ma tanto. Ma sai perché il 33? Perché in realtà sarebbe molto di più. E perché non se ne parla, perché ci si vergogna di parlarne. Perché altrimenti sarebbe forse il 66%. Ma poi andando al sud secondo me dovrebbe essere di più, perciò non capisco perché al sud non si è sviluppato, perché al sud ci credono di più, no? Fatemi disannunciare un attimo solo e poi ritorniamo in diretta. Renato Zero, sbattiamoci, abbiamo alleggerito un pochino l'aria qui che è diventata elettrica con l'Italia al Paranormal Research, brano del 1978, ultimo pezzo portato oggi in diretta su Radio Cigliano da Alessio. E io chiudo la mia playlist a tema con il mio Hit of Tale. Ah, questo è veramente un Hit of Tale. Hit sì. of Tale, brano del 1978 che racchiude l'essenza della trasmissione di oggi. Ovviamente lui è il grandissimo, mitico, inimitabile Eugenio Finardi e quella che ci sentiamo per voi in diretta su Radio Cigliano non poteva avere altro titolo. Extraterrestre. C'è un tipo che vive... Attenzione Stefano Gianoscuppi, il Marchese vi ha preferito i colleghi romani di Ghost Hunter, il giornale Il Fantasma del Marchesino al Castello, scrivetegli che è una sola. È vero. No, noi poi non insistiamo più di tanto, ecco. Se lui non ha catturato la nostra forse certo. popolarità ancora non è altissima come coloro che sono andati a Mistero magari, pazienza. Certo. Certo, succede, insomma. Ci andrò a fare una visita guidata io così. Però se voi andate solo in posti dove siete invitati, quindi autorizzati, eccetera, cioè, è possibile che ce ne sono così tanti? Cioè uno al mese riuscite a farne? Abbiamo già programmato il 2018 fino a settembre. Non ci voglio credere, uno al mese. Ci stiamo impegnando molto, sì. No, nel senso tutta sta gente che vuole... No, io capisco se voi andaste in posti abbandonati, come appunto dicevamo l'albergo lì alle pendici del Vesuvio, capisco se andaste lì perché... No, però invece voi non andate in posti dove non siete autorizzati. No, perché uno sarebbe troppo facile, due, se ti fai male... in un posto abbandonato che poi non sei autorizzato a entrare proprio, certo. No? Non è mai così, perché poi in realtà una proprietà dietro c'è sempre. Ah no, certo, io dicevo vabbè, è chiaro che se stai entrando qualcosa, in proprietà e scatta un'indagine o certo. facciamo anche un infortunio se vi fate male o mentre state lì e quindi c'è bisogno dell'ambulanza eccetera, chi ti poi ti becca lì certo. non solo ti fa una denuncia per accesso non certo. autorizzato eccetera,
ma tutti i danni violazione che ci sono... di domicilio, se esatto. Si chiama violazione di domicilio. Tutti dicevo danni... da avvocato. Però è più, poi magari ti imputano anche i danni di altri, ma cioè, tutti magari... i danni che ci sono in quell'edificio. Dai, no? Ed appunto, è stato un gruppo delle Marche ha chiuso per questo motivo qui, ecco. Perché il fondatore del gruppo si è beccato una denuncia che poi arrivava dall'esercito, quindi non era un privato importante, insomma, e ha pagato una bella sanzione di 13.000 euro. Ammazza. E si è fatto penso un mesetto dentro. Beh, come vedete, in Italia in galera ci vanno le persone che veramente lo meritano, perché magari sono andate a fare un'indagine cercando gli spettri. Vabbè, però è una violazione di domicilio. Sì, quella, ho capito, cioè, insomma, ma noi da noi non va... Salutiamo la Guardia di Finanza, sì, che certo. Non va da Tiziana, tutto al nero, lo ricordo. Tutto al nero. Cioè, veramente c'è la gente che ruba miliardi pubblici, sì, capito? E non si fa manco un giorno di galera. C'è mio zio che sta guardando ed è il maresciallo della Guardia. Oh, perfetto. Zio maresciallo! Siamo a posto, allora, siamo ragazzi, a posto. Io vorrei solamente ricordare che Alessandro Bianconi è un avvocato. Bravo. I principi del nero, come voi sapete, no? O i principi, okay? Del nero, perché potrebbe anche essere i principi del nero. Ha anche fondato una volta una società che si chiamava 39.9 SRL. Sì. Che solo i professionisti possono capire questa battuta. Mi chiamano di soprannome Black, pure non essendo di colore. Pensate. Ecco. E non io, per quello che invece io che lavoro solo per enti pubblici, purtroppo, caro Alessandro, il nero non lo niente, posso fare. Fa nero, a differenza tua, che sei così che fortunato. Che lavori con i privati, infatti tutti però, i privati, visto che lavori con gli enti pubblici, colgo l'occasione, visto che molti castelli sono gestiti da enti pubblici, 15 secondi magari, se ci dai un po' di okay. Contratti mo lo chiedo. Chi è Alessandro? Attenzione, disannunciamo, siamo andati un po' lunghi, ma questa puntata è veramente pregna. Extraterrestre, portami via, cantava Eugenio Finardi nel 1978, tratto dall'album Blitz, grandissimo pezzo di chiusura della playlist di Alessandro. Carlo, sei arrivato solo adesso, ti sei perso una puntata fighissima. Carlo ti è da Filadelfia, ti consiglio di rivederla. Senti, ma che fai a Capodanno? Ma se vengo a trovarti a Filadelfia con mia figlia, perché vabbè, me ne voglio andare a Capodanno, mi mette tristezza. Proprio, a la Capodanno. Radio Prodomo sua si fa, Tiziana. Sei la ospite, Carlo. Vabbè. Te la dà pure, ha detto. No, così, sia mai, è sposato. Io con gli uomini sposati. Non ho capito. 17:12 in diretta su Radio Cigliano. Se prima eravamo in due, Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Tiziana Guida, ospiti oggi Carmelo Paparone, Brian Giunchi dell'Italian Paranormal Research. E adesso tocca a Tiziana per l'ultimo brano di oggi. E per l'ultimo brano io vi faccio scatenare, ballare come se non ci fosse un domani. Duca Daveri hai messo praticamente. Ma non è vero, questa canzone è fighissima, ragazzi. Allora, vi parto nel 1975 con due grandissime voci, ma proprio immense, che sono quella di Tina Turner e Cher. E questa, che è anche la versione live, è Shame, Shame, Shame. Shame che vuol dire scema. Io non ce l'ho in inglese. Ma perché hai messo la versione live? Perché credo che di questa ci sia solo la versione live. Ma non è live. Vero. Tiziana, questo vieni, scrive Carl. Davvero? Ma in senso figurato, cioè, vieni che... No, allora, vorrei chiarire. Carla, tu devi stare molto attento, perché io non, non scherzo, niente. Io non ci vuole scherzo, niente. Carla, sta già su un aereo. Io sto già a prenotare, stai molto viene attento. Viene a nuoto, tipo Zacco e Panzetti. Che si fa a Filadelfia a Capodanno? Dici, che si fa a Filadelfia a Capodanno? Che stappa un spumante, che fanno a Capodanno? Il tacchino Riviero lì. Ma ce l'avete il quartiere coreano? Perché io devo andare in un posto, no, dove c'è un quartiere coreano. Rocky, c'è Rocky, c'è la statua di Rocky a scalinata a Filadelfia. Io sono senza parole, veramente. Sono senza se parole. Ci fosse un quartiere coreano proprio sarebbe perfetto, perché mia figlia va pazza per i coreani. Tiziana, ricordo o se che tu secondo, conosci qualche coreano secondo la tua mappa, quella che tu portasti in trasmissione tanti anni non fa, è vero? No, l'hai portata, nego, tu nego. Alessio, negare, ti negare anche non l'evidenza negro. Negare non coreani nego, sono negro. Quelli che ce l'hanno più piccolo. Tu stessa ci hai detto, c'era, ci portò la mappa delle dimensioni degli uccelli nel mondo e ci disse che il Congo era quella è apposta, non nego, negro. La media nel Congo era sopra i 18, la media. Ma dai, no, io non me lo ricordo, te lo ricordi te? Me lo ricordo, mentre in Corea mi ricordo che era il paese quelli proprio che... Perché c'hai forse questa passione per i coreani, Tiziana? No, che... io, no, mia figlia, io figuriamoci. E tua figlia pure consiglia qualcosa, no, io l'oriente proprio, insegnagli a me l'oriente qualcosa proprio. A sta ragazzina. È piccola.
piccola. Prossimi appuntamenti su Radio Cigliano. Si ritorna giovedì con l'ultimo dopo cena con, prima della pausa di Natale. Ci saranno due ospiti. Vi dico solo che l'età loro messa insieme non si avvicina neanche lontanamente alla mia. Sintonizzatevi su Radio Cigliano il 21, giovedì 21 alle 21:21. Mentre invece sabato 23, puntata natalizia, saremo soli senza ospiti, ma vogliamo farvi gli auguri, io, Alessandro e Tiziana, con una sorpresa che avremo. Quindi sabato 23 in diretta su Radio Cigliano. Cioè, io non la so, però. Ma come? L'hai ideata tu? La sorpresa? L'hai ideata tu. Ah, Tiziana, disannuncia il tuo ultimo brano, dopodiché facciamo il riassunto e abbiamo l'ultimo brano di Carmelo e Brian. Shame, shame, shame! Tina Turner and Cher. Shame, shame, shame. Shame, shame, shame. La canto tutta? Vabbè. Ma non era quella, comunque non ti preoccupare. Quella è Shake, Shake, Shake. Ah, è vero. Volendo. Lei fa una trasmissione musicale, lo ricordo. No, fa una trasmissione a parte. Non me ne ricordo io. Fa una trasmissione a parte. Allora, siamo all'ultimo brano, ma prima di fare il brano c'è il riepilogo. E ricordandovi ancora che avete ancora pochi minuti per votare la sfida di gusti e tendenze di oggi, che prende spunto dal Boston Tea Party del 1773. Qual è la vostra bevanda preferita tra Coca-Cola, vino Alessandro, cedrata Tassoni Tiziana, birra Carmelo e Brian invece ha scelto l'acqua. Alessio ha passato Axwell e Ingrosso, More Than You Know, Offenbach e featuring Nick Warehouse, Cacci, Giovanotti, Tensione Evolutiva e Renato Zero, Sbattiamoci. Alessandro ha passato Altre Forme di Vita dei Blue Vertigo, Aliens Exist dei Blink 182, Jamiroquai con Cosmic Girl e ha chiuso con Eugenio Finardi, Extraterrestre. Tiziano ha passato Cathedral dei Crosby, Stills & Nash, Wakadi Wakadoo dei Nuovi Angeli, Time Warp, Patricia Quinn, Richard O'Brien e Little Nell e Shame 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 live di Tina Turner and Cher. Carmelo e Brian invece hanno presentato The Sound of Silence dei Disturbed, Songs Watching Over Me di Larry Duff, In The End di Linkin Park. E adesso chiudiamo con gli Evanescence. Ah, che bel pezzo questo, veramente eccezionale. Bring Me to Life, la lanciamo immediatamente, è l'ultimo pezzo della selezione musicale di oggi. Da questo momento in poi potete votare, votate chi di noi ha portato la playlist migliore. Colonna sonora di Daredevil, tra l'altro. Sì, sì. È anche uno dei nostri video. Sì. Alessio, ti chiede. Sul genere di Stefano dice se ovviamente il capodanno lo facciamo in diretta. Il capodanno mi sa di no. Purtroppo siamo tutti separati, Stefano. Ognuno per conto suo a questo capodanno. Vabbè. Gli ultimi li abbiamo fatti insieme. Però facciamo Natale. Cominciano le voto sulle playlist. Playlist di Alessandro, voto la sua. Grazie, Sasha. Vai, votate. Le playlist, votate. Signore e signori, prima che mi dimentico, mettiamo la telecamera quella grande, perché altrimenti me lo dimentico. Il selfie di giornata. È vero. Eccoci qua, mettiamoci a favore tutti quanti che siamo tantissimi. No, Alessandro non c'è, non fa niente. A me non mi si vede! Sti cazzi! Raggruppatevi, e uno, e due, e tre, ne faccio due, questo è uno. E questo è l'altro. Vai! Ve lo mando dopo la trasmissione, perché siete tanti e non riesco a mandarvelo mentre siamo in diretta. Mando alla fine. Questa di Evanescence l'avevo messa io settimana scorsa. La playlist degli ospiti non la decidiamo noi, quindi gli ospiti portano anche pezzi che noi abbiamo appena messo. È una playlist che scelgono loro, questa dimostrazione confermo, che noi facciamo scegliere completamente agli ospiti. Totale autonomia, veramente totale autonomia. Chi viene qua deve portare la musica che vuole portare senza nessun tipo di preclusione. Ero indeciso fra Bring Me to Life e Churi Churi. Churi Churi sarebbe stata singolare, devo dire la verità. Votate, le playlist sono aperti, i voti, votate. Avete la playlist tempo. Che vi è piaciuta di più. Avete poco tempo perché siamo in chiusura e vi ricordo di nuovo che questa pagina, questa diretta la potete trovare sulla pagina YouTube di Radio Cigliano. Iscrivetevi, vogliamo essere tanti. Mentre invece vogliamo un like sulla nostra pagina Radio Cigliano. Vogliamo le condivisioni del video, anche tardive, non importa. Condividete e mettete un like anche al video. Questa è la pagina Facebook di Italian Paranormal Research, trovate tutte le loro indagini su questa pagina, quindi andate a vederle e
E questa invece è la pagina istituzionale di Radio Cigliano, www.radio.cigliano.org/tutte-quante-le-parole, e trovate le dirette, trovate il palinsesto con tutte le repliche che ci sono, trovate anche i podcast di tutte quante le puntate. Radio Cigliano, la radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Grazie per essere con noi, ma soprattutto grazie dei like e delle iscrizioni che fate, perché come dico sempre, sono l'applauso, è come fare l'applauso per il lavoro che stiamo facendo. Quindi condividete e like a profusione. Hai visto quanti cuori che sono partiti? E io non li vedo, però sono contento che ci siano. È perché non c'ho l'iPad, quindi non li vedo. Sono senza iPad. Okay. Bello, sto vedendo ancora condivisioni, avete condiviso in tanti. Vi ringrazio cumulativamente perché non abbiamo il tempo di potervi ringraziare. Vi ricordo che ci sarà una pausa dal 23 di dicembre, non andremo in onda per un paio di settimane, si ricomincia il 13 gennaio, se non mi ricordo male, con un dopo cena con, quindi stay tuned, restate con noi. Beh, Brian, pronto a disannunciare quando vedi il microfono rosso. Evanescence, Bring Me to Life. Grande, grandissimo. E questo è l'ultimo pezzo di oggi portato dai nostri ospiti dell'Italian Paranormal Research in diretta su Radio Cigliano. Allora, io a questo punto direi che mi sembra che non ci sono altri voti, vero Alessandro? No! Non ci sono altri voti, intanto che continuiamo a vedere le indagini nel riquadro dell'Italian Paranormal Research, io do lo stop a Radio Voto per quanto riguarda la sfida di gusti e di tendenze. Alessandro! Incredibilmente la sfida di gusti e di tendenze, ma incredibilmente, la vince Alessio con la Coca-Cola. Beh, vabbè, ve la faccio anche vedere da lontano. Eccola qua, Coca-Cola. E sai cosa bevi? E ci devi spiegare perché hai detto che a un certo punto la cocaina dentro non c'era più. Come hai fatto? Come fai a sapere? Come fai a dirlo? Beh, leggiti qualsiasi cosa sulla Coca-Cola e lo scoprirai. Non c'è più la cocaina. Addirittura so che hanno fatto un esperimento. Per l'hanno reintrodotta a livello sperimentale, non mi ricordo in America da che parte, o in dei paesi, no, erano in paesi asiatici che consumano tantissima Coca-Cola, l'hanno reintrodotta, dopodiché, e poi l'hanno tolta immediatamente. Dopodiché i bambini che andavano a McDonald's erano diventati Marilyn Manson e quindi hanno deciso di toglierla. Allora, io direi che state ancora votando. Ragazzi, com'è stata questa esperienza a Radio Cigliano? Bellissima, bellissima. Una bellissima esperienza. Evviva. Pure per siamo noi, contenti. Siamo Brian c'ha un entusiasmo che se lo porta in gloria. Si vede di natura proprio. Guarda che Brian è sempre così, È posato, è tenuto. Tre, e allora la prossima vostra indagine, adesso vi fermate per Natale oppure avete qualcosa in programma prima delle vacanze? No, adesso siamo in pausa perché dobbiamo editare un po' di video. Pensa, Tiziana è in meno pausa. Pensa alla differenza. Non è vero, ancora no, cretino. Il sopralluogo di oggi era l'ultimo viaggio, ecco, per quest'anno. Poi ripartiamo il 4 gennaio con le apparizioni mariane di Piacenza, il 13 a Benevento, il 10 febbraio alle grotte di Osimo. Beh, vabbè, ce ne avete parecchie. State calmi, non fate vibrare il tavolo. È Alessandro che gli trema. Allora, mi sembra che non stiano arrivando altri voti, mi sembra che abbiate tutti quanti votato anche per la sfida musicale, quindi io direi che è tardi, stop a Radio Voto anche per la sfida musicale. Alessandro. No, vaffanculo. La sfida musicale ha un ovvio vincitore che, nonostante la playlist a tema, ha saputo selezionare l'essenza della puntata. Vince la playlist musicale, Alessandro. Evviva! Finalmente, poverino, non la vince mai. Ho vinto mai. Anche settimana scorsa. Ah sì, io non c'ero infatti. Quando non ci sono io vince in genere, quindi questa volta strano. Noi chiederemo come associazione la verifica dei voti. Facciamo assolutamente come una verifica. Allora, okay. Voi avete un viaggio da affrontare perché dovete ritornare, immagino, a Forlì, esatto. Seduta stante. Quindi... Ah, subito, tornate stasera stessa? No, in realtà restiamo qui a dormire. Vabbè, avete fatto bene, almeno non vi abbiamo sulla coscienza. Adesso l'ha convocati per controllare casa sua. Il programma era quello di tornare, ma visto il weekend scorso che abbiamo fatto 12 ore non stop...
questa volta avete capito che è meglio arrivarci con tranquillità. Esatto. Benissimo. Allora, prossimi appuntamenti, le dico anche nell'onda di Radio Cigliano. Giovedì, l'ultimo dopo cena prima delle vacanze, ci saranno due ospiti. E stay tuned, lunedì saprete chi sono. E sempre in diretta alle 21 giovedì. Sabato chiudiamo in bellezza, senza ospiti. Vogliamo fare la formazione classica, quella io, Alessandro e Tiziana, per farvi gli auguri e per sospendere le trasmissioni. Ma Radio Cigliano continua imperterrita e sempre senza sosta. Ci saranno le repliche. Scaricatevi l'app di Radio Cigliano per iOS o Android. Qualcuno mi ha detto: ma ci sono anche i video? No, i video non ci sono. Potete ascoltare la radio, la programmazione della radio è 24 ore non stop. Ci sono le repliche, ci sono tante belle canzoni in rotazione musicale, anche quelle che portano i nostri ospiti, tutte le nostre selezioni. Quindi scaricatevi Radio Cigliano, l'app gratuita dai vostri gestori di app. È finito? Io ho finito. Allora ragazzi, è stato un piacere stare con voi. Vi ricordiamo che il sabato prossimo ancora c'è, perché non è stato ben chiaro quello che ha detto Alessio. C'è la trasmissione, ci sarà il 23. No, chiarissimo. Perché hai detto adesso c'è la pausa natalizia. Non è vero, c'è un'altra puntata il 23, che sarà una puntata con la voi sorpresa. Pensate quanto rompe il cazzo a uno che c'è sta insieme. Cioè, pensate questo. Ma infatti nessuno sta con me. Non so perché, ma forse per questo. Strano. E quindi vi aspettiamo tutti quanti sabato prossimo 23 dicembre. Alessandro, cosa hai da dire? Allora, io sono contento che abbiamo avuto tanti ascoltatori, molti del gruppo del Italian Paranormal Research, e quindi salutiamo tutti, dico, se a voi la trasmissione è piaciuta, ditelo a tutti e condividete, fate sentire la trasmissione ad amici, parenti e quant'altro, ma se non vi è piaciuta dite loro che vi è piaciuta lo stesso, perché non è giusto che la fregatura la prendiate soltanto voi. Grazie Carmelo, grazie Brian di essere stati con noi, buon lavoro con le vostre indagini, da Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Tiziana Guida. Grazie a voi tutti. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. State bene, buon weekend. Ciao. E adesso chiudiamo anche con voi di Facebook. Grazie di essere stati con noi. Mettiamo la telecamera globale, quella con cui ci piace chiudere. Buona sabato, buona domenica a tutti quanti. E se volete la diretta di ieri alla Casa del Cinema per la serata in ricordo di Sergio Fiorentini è disponibile nei podcast di Radio Cigliano. Andatevela a vedere. Grazie di essere stati con noi. Ciao a tutti. Ciao.